Buongiorno a tutti, sono Vladimiro Lombaldi, presidente del Comitato Torino Finanze. Ringrazio il grande pubblico che oggi è presente, abbiamo 428 iscritti che hanno dato la loro adesione, che ringrazio veramente, così come un mio ringraziamento va ai relatori che intervengono oggi e che sono veramente numerosi. Il mio ringraziamento e il mio saluto va ai presidenti dell'Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino, Luca Svisio, al presidente della Fondazione per l'Architettura di Torino, Alessandro Silviero, e al presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Torino, Alessio Toneguzzo, con cui abbiamo avviato una proficua collaborazione, che, sentendo fra l'altro l'attribuzione dei crediti formativi agli iscritti ai tre ordini che assistono ai nostri seminari, a dimostrazione del loro valore e completezza. Il programma di oggi è molto corposo e quindi non voglio rubare poco tempo ai relatori, solo darvi un'indicazione sulle prossime attività che il Comitato sta elaborando. Fra pochi giorni uscirà la stima che facciamo trimestralmente sul PIL regionale e che abbiamo chiamato PIL Now. Come sapete, detto valore viene pubblicato dall'Istat con 2 anni di ritardo, e quindi il suo uso diventa poi limitato. Noi lo stimiamo con un sistema di now casting utilizzando dei dati apparentemente slegati dalla formazione del PIL, ma in realtà statisticamente adesso correlati, quale il transito dei mezzi pesanti sulle autostrade, il consumo di energia elettrica e un'altra decina di indicatori. Il 16 luglio avremo un seminario sulla Blue Economy. L'incontro affronterà il tema della finanza sostenibile e l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile dall'attività finanziaria. L'obiettivo è garantire la capacità di futuro, cioè l'uso razionale delle risorse in modo da non compromettere la capacità delle risorse stesse di continuare a produrre valore nel tempo. Anche questo sarà un evento online. A giugno, il 23, avremo il tradizionale appuntamento con la presentazione del rapporto 2021 della Banca d'Italia sull'economia nel Piemonte nel 2020. Rinnovo l'invito a tutti a seguire l'attività del Comitato attraverso il gruppo LinkedIn che è stato da poco creato e dove viene postata tutta l'attività e le novità. È sufficiente cercare Comitato Torino Finanza. Quindi passo adesso la parola al presidente Alessandro Siviero, presidente della Fondazione per l'Architettura di Torino. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Rambaldi del Comitato Torino Finanza, ringrazio tutti anche i partecipanti, i miei architetti e volevo raccontare un saluto istituzionale prima di lasciare la parola all'architetto Carmelita Di Mura che approfondirà il tema dal punto di vista di noi architetti, dove noi in qualche modo abbiamo come ordine e fondazione istituito quasi subito una Task Force 110 Superbonus, dove questa squadra dell'ordine è costituita da alcuni consiglieri, da rappresentanti del Focus Group e poi dalla commissione parcelle e da dei delegati in Arcassa. E per ultimo siamo riusciti anche ad avere un rappresentante del Comune di Torino che ci sta aiutando proprio per favorire e accelerare anche i permessi e costruire, cioè più che altro agevolare i permessi. Le azioni che abbiamo comunque intrapreso sono molteplici, abbiamo delle FAQ interne, delle domande e risposte con degli esperti e abbiamo anche nella sezione della nostra pagina della Fondazione dell'Ordine anche la possibilità di consultare definizioni, riferimenti normativi. Quindi invito ai nostri iscritti di consultare comunque tutto quello che abbiamo istituito ultimamente e poi anche la formazione che con la fondazione siamo sempre attivi e molto aggiornati. Quindi lascerei poi la parola alla mia architetto Carmelita Di Mura. Grazie. Grazie Presidente Siviero e lascio la parola per i saluti all'amico Luca Svisio. Grazie Vladimiro, innanzitutto va a te il primo ringraziamento per l'organizzazione di questi eventi che mi sembrano molto crescenti anche dal numero di partecipanti. Il secondo elemento è l'importanza della collaborazione tra ordini, la presenza dell'Ordine degli Architetti e dell'Ordine degli Ingegneri dimostra la necessità che le professioni
continuino a collaborare sempre di più, mantenendo ciascuno le proprie peculiarità e le proprie capacità, diciamo così, di affiancarsi l'un l'altro, perché le specializzazioni sono un elemento importante e permettono di dare un valido servizio per i clienti, ancora di più in questo momento che la proliferazione di questi webinar rende più semplice l'accesso alla, diciamo così, formazione e anche, così come mi sembra, la partecipazione a questi eventi anche di fruitori finali che in qualche modo possono vedere nella collaborazione tra gli ordini una valida elemento di anche sociale di supporto. È evidente che oltre al 110% ci sono altre agevolazioni che in questo momento vanno considerate alla stregua del 110%, perché magari gestite insieme tutte possono rappresentare una valida occasione di collaborazione, e il numero di, diciamo così, cantieri che si vedono finalmente a Torino dimostrano l'importanza e l'efficacia di queste attività. E quindi mi auguro che possano continuare a crescere. Forse da questo lo Stato, il legislatore, può capire l'importanza che magari dare delle valide agevolazioni possa permettere a tanti di sviluppare magari delle nuove attività, e dall'altra parte a molti fruitori di migliorare il livello delle proprie abitazioni. Da ultimo un ringraziamento a Stefano Spina, che ancora una volta, da, come dire, cultore della materia, come l'ho chiamato prima, darà il suo valido supporto. Ci dispiace non possa esserci Salvatore Regalbuto, che purtroppo ha avuto un problema all'ultimo minuto, ma che comunque sarà sicuramente validamente supportato da Stefano e dagli altri professionisti, architetti, ingegneri e tutte le persone che faranno parte dei, diciamo, della task force, diciamo così, dei volontari che in qualche modo stanno dando una mano oggi per cercare di chiarire questa materia che, ripeto, non è semplice, va presa con grande professionalità, ma è anche una grande occasione. Quindi buon lavoro e speriamo di vederci presto con le prossime attività di Torino Finanza. Grazie. Grazie Luca. Passo adesso la parola a Alessio Toneguzzo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino. Con il quale abbiamo già più volte fatto iniziative, quindi siamo già negli abitué. Ma siamo molto contenti, perché questa la dice lunga su quello che può essere una fattiva collaborazione tra Torino Finanza e ovviamente le professioni. Porto ovviamente i saluti del Consiglio e vi chiedo sin d'ora scusa perché sia il sottoscritto che la vicepresidente Giordano che interverrà subito dopo, appunto, gli interventi, dobbiamo abbandonarvi perché abbiamo un ulteriore impegno istituzionale. Alcune suggestioni. Beh, sicuramente siamo in un periodo in cui tutti dico, soprattutto sui social, diventano esperti ingegneri, esperti architetti, commercialisti, avvocati, medici. Basta una tragedia e vediamo che sono come minimo ingegneri. Ovviamente mi riferisco a quello che purtroppo è accaduto. Siamo anche in un periodo in cui, se si pensa veramente a una semplificazione, dobbiamo cominciare a togliere piuttosto che aggiungere. Viviamo in un'epoca in cui è mancato il coraggio e la volontà di andare a verificare l'efficacia delle leggi, perché questo è il vero problema. Noi facciamo delle splendide leggi, ma poi non andiamo a vedere quanto siano efficaci. E siamo quindi in una società dove è evidente che la suddetta efficacia deve passare attraverso un buon sistema di controllo. In questo mare magnum un aspetto positivo c'è e lo stiamo vivendo. Ci sono i professionisti, c'è Torino Finanza. E parafrasando il titolo dell'incontro di oggi, che se ben ricordo è opportunità e vincoli, quindi opportunità e obblighi. Posso affermare con certezza che i professionisti sono abituati a trasformare gli obblighi, i vincoli, in, normalmente sono vincoli di legge ovviamente, in opportunità. Io le chiamo opportunità di crescita, direi che in questo caso sono opportunità di miglioramento. E quindi, come già anticipato da Luca Svise e da Alessandra Siviero, noi siamo proprio abituati a fare chiarezza, a prenderci le responsabilità, a mettere a disposizione le nostre conoscenze, le nostre competenze per rimuovere alla fonte ogni dubbio. Quindi anche oggi tenteremo di portare il consueto valore aggiunto e quindi auguro un buon webinar a tutti. Grazie Presidente Toneguzzo. Io adesso lascio la parola a Giuseppe Bergesio,
membro del Comitato Torino Finanza di nomina della Camera di Commercio di Torino, nonché CEO di IRE Energia, che condurrà tutti i lavori del webinar. Prego Giuseppe. Grazie Vladimiro, Presidente, grazie a tutti. Allora, diciamo che tenuto conto appunto della presenza significativa diciamo a questo webinar, il mio compito è ridurre al minimo il mio intervento e lasciare spazio invece ai relatori. Allora, abbiamo una prima sessione di 15 minuti ciascuno che riguarda nel vivo cos'è stata l'esperienza in un anno, no, del 110%, e avremo l'opportunità appunto di sentire un po' le varie anime delle professioni, quindi l'ingegnere attraverso Fabrizio Giordano, l'architetto attraverso Carmelita Limura e il commercialista appunto attraverso Stefano Spina. Per cui io inizierei questa prima sessione e lascerei la parola a Fabrizio Giordano. Grazie. Condividiamo. Vedete tutti a posto? Sì, allora, sì. Buongiorno a tutti, come è stato anticipato, io sono Fabrizia Giordano, vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Torino. Anche noi, come accennava prima la collega architetta, abbiamo lavorato fin da subito su questo provvedimento con delle squadre operative che hanno subito approfondito l'argomento. Oggi festeggiamo il compleanno del Super Bonus e ci facciamo tanti auguri a noi professionisti, perché le certezze a livello tecnico sono ancora poche, i dubbi tanti. Tra le poche certezze ne abbiamo una probabilmente l'avrete acquisita anche voi, e vi chiedo davvero di diffonderla tra tutti i vostri committenti: non è tutto gratis, non è possibile che sia tutto gratis. Il committente può essere contento se in un investimento di 100 spende 15, spende 20, è già tanta roba. Però effettivamente è stata fatta una comunicazione di questo provvedimento, che è sicuramente un buon provvedimento, una grandissima opportunità per il nostro parco edilizio antico e fatiscente, ma non è possibile che sia tutto gratis, proprio per la vetustà degli edifici che necessitano di riqualificazione. E noi sappiamo benissimo che quando si prevede un intervento e poi si deve entrare nel dettaglio, l'abbattimento di un ponte termico di un pilastro è semplice, l'abbattimento di un ponte termico di un balcone è molto più complicato. Nel momento in cui dobbiamo farlo, si fa in fretta a sforare quelli che sono i limiti. Quindi questa è una delle poche certezze che abbiamo acquisito. Ma abbiamo acquisito una consapevolezza molto molto importante, che è quella che ha anticipato prima il Presidente Asvisio: da soli non si arriva da nessuna parte. In qualità di rappresentante di una delle professioni tecniche, diciamo che questa necessità di una collaborazione trasversale e coordinata tra tutte le figure coinvolte in un cantiere l'abbiamo acquisita già tempo fa. Il BIM sicuramente è uno strumento che ci è venuto molto incontro in questo, perché consente di mettere insieme degli interventi in modo sistemico, che partono dalla progettazione fino alla realizzazione degli interventi, per poi andare a coinvolgere anche le fasi manutentive poi dell'opera. Quindi sicuramente il BIM è una piattaforma attraverso la quale le professioni tecniche già possono collaborare. Il Super Bonus però ha fatto emergere un dato molto importante, che il dialogo tra professioni non deve limitarsi alle professioni tecniche, ma deve essere esteso tra esperti in materia giuridica e in materia fiscale. Tra i nostri primi, diciamo, le nostre prime considerazioni, i nostri, intendo del gruppo di lavoro dell'ordine, che poi è stato appunto esteso anche ai commercialisti con la partecipazione di Stefano Spina, anche ai nostri cugini architetti, abbiamo individuato quelle che sono le fasi operative per affrontare questo provvedimento. Sicuramente la fase zero è la fase di preventivazione, non è scontata, credetemi, e poi vi dirò il perché. Poi c'è la fase di verifica della regolarità edilizia, urbanistica e catastale, che verrà sicuramente approfondita dalla collega Limura, che mi seguirà e che ci darà anche poi le novità, come prima ha anticipato, in merito a questo punto.
Poi c'è la fase 2, che è quella sulla quale io mi soffermerò un pochino di più, che è lo studio di prefattibilità, per poi passare alla progettazione e alla realizzazione vera e propria degli interventi che sono stati previsti durante lo studio di prefattibilità e poi alla conclusione del provvedimento con il rilascio dell'asseverazione. Ora, a luglio noi inizialmente abbiamo, a parte la fase 0, che è quella di preventivo, ovviamente spetta a ciascuno di noi in forma autonoma, abbiamo preso le altre 4 fasi e abbiamo cercato di capire quali sono le professionalità che intervengono in ciascuna, no? Quindi abbiamo subito visto che il professionista abilitato opera fin dalla fase 1, quindi la verifica delle regolarità, lo studio di prefattibilità, progettazione ed esecuzione delle opere e poi assicurazioni. Impresa, direttore dei lavori, fase 3 e 4, coordinatore della sicurezza 2 e 3, il commercialista ve l'avevamo lasciato nella fase 4. Questo prima di quando avevamo letto, diciamo, il provvedimento all'inizio in maniera un pochino più superficiale. Poi ci siamo resi conto che effettivamente la necessità di collaborare con un esperto in maniera fiscale, questa c'era fin dall'inizio, ma proprio dagli esordi. E quindi è stato poi lì che abbiamo, come ordine degli ingegneri, coinvolto l'ordine dei commercialisti che ci ha gentilmente fatto partecipare al nostro gruppo di lavoro, poi Stefano, e col quale abbiamo condiviso diverse anche webinar rivolti a più professioni tecniche. Allora, partiamo un attimo dalla fase 0. La fase 0 perché è importante richiamarla? Perché nell'allegato A del DM del 6 agosto 2020 si fa richiamo a quello che è il DM 17 giugno 2016 per il calcolo degli oneri professionali, cioè il cosiddetto equo compenso. Questo ha fatto sì, siccome il DM 17 giugno 2016 non è nient'altro che l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,8 del decreto legislativo 50/2016, cioè il famoso decreto appalti. Questo perché riguarda gli appalti pubblici. Da lì abbiamo immediatamente capito che il legislatore per fortuna ha capito che l'intervento del superbonus è un provvedimento talmente complesso che coinvolge più professionalità e che necessita appunto di essere gestito in maniera similare a quello che è un appalto pubblico. La stessa richiesta di redigere dei computi metrici estimativi sulla base di prezziari regionali ha fatto sì che insomma questo provvedimento venisse equiparato in tutto e per tutto appunto ad un appalto pubblico. Ecco perché la rete delle professioni tecniche ha redatto una guida che aiuta noi professionisti già in fase di preventivazione. Io invito i colleghi che sono collegati a guardare e utilizzare questa guida che trovate pubblicata sui siti dei consigli nazionali. La fase 1, la verifica della regolarità edilizia urbanistica, come ho detto prima, verrà approfondita dalla collega Limura. Vorrei solo ricordare che questa richiesta parte dal 2001, quindi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 380, 6 giugno 2001, dove all'articolo 49 si ricorda che, fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti. Quindi dal 2001 a oggi non è che non abbiamo mai utilizzato degli incentivi fiscali e che probabilmente non avevano una consistenza, un'importanza economica come ha invece il superbonus, e quindi adesso l'abbiamo forse rispolverato un pochino di più e ci facciamo un pochino attenzione. Io questa slide l'ho lasciata solo perché mi piace ricordare a me stessa e ai nostri colleghi che la regolarità edilizia è diversa dalla regolarità urbanistica. Forse noi ingegneri abbiamo cominciato a recepirlo meglio, forse noi impiantisti, perché io sono un impiantista, quindi i miei colleghi che si occupano di edilizia urbanistica sicuramente lo sanno meglio di me. Ma che c'è differenza? Mi fa sorridere perché, ripeto, un impiantista come me questa cosa l'ha capita
Molto bene adesso, grazie alle spiegazioni dei nostri cugini architetti. Fase 2, fase di prefattibilità, è quella sulla quale mi vorrei soffermare, perché è proprio dall'approfondimento delle varie azioni che dobbiamo fare noi professionisti in questa fase che abbiamo capito che la necessità della presenza di un esperto in materia fiscale, ma molto spesso anche la presenza di un esperto in materia giuridica, sono fondamentali fin da questo momento, perché questo è il momento in cui uno va a studiare quello che è l'edificio, va a studiare la situazione dell'edificio, la situazione anche della proprietà, e va a dare dei consigli su quello che potrebbero essere gli interventi che consentono il doppio salto di classe e quindi l'accesso alla detrazione del 110%. Per cui è fondamentale. Io nei webinar in cui partecipo dico sempre: spendeteci un pochino più di tempo, colleghi, in questa fase, fatela in maniera un pochino più approfondita, ma perché questo poi vi agevola davvero tanto il lavoro in fase poi progettuale e di verifiche ai sensi del decreto dei requisiti minimi che comunque dobbiamo fare. Che cosa significa fare uno studio di prefattibilità? Fare la fotografia dell'immobile, più che altro del sistema edificio-impianto, allo stato attuale, andando a vedere sia la documentazione dell'impianto, sia lo stato appunto dei serramenti, delle pareti esterne, di tutte quelle che sono le strutture disperdenti, e fare una verifica energetica, cioè una diagnosi energetica, che è un'analisi, ripeto, non solo dell'edificio, ma del sistema edificio-impianto e molto spesso anche del sistema di conduzione, se c'è, se non c'è, è sicuramente una parte che è stata poi ammessa a detrazione e che può agevolare più che il doppio salto di classe, può agevolare l'aumento del rendimento medio stagionale di un edificio. Quindi andiamo a rilevare l'edificio così com'è, andiamo a modellarlo nei nostri software di calcolo, quindi costruiamo questo guscio disperdente verso locali non riscaldati, verso l'esterno, gli mettiamo questo impianto e vediamo qual è la classe energetica di partenza. Poi andiamo a fare dei tentativi, quindi in base a quelli che sono i punti più critici, più deboli del sistema che abbiamo individuato durante il sopralluogo, andiamo a isolare o partiamo dalla sostituzione dell'impianto, se magari il committente preferisce partire da quello. Qua abbiamo fatto un esempio di una palazzina di 12 alloggi, dove in realtà la struttura è abbastanza lineare, quindi fotografata la classe della sua situazione attuale, classe F, abbiamo detto cominciamo ad isolare il sottotetto, quanto guadagniamo e in che classe arriviamo. Scendiamo ad un 16% rispetto a quello che è la richiesta del fabbisogno termico a metro quadro in un anno. Non è sufficiente, allora andiamo a sostituire la caldaia, mettiamo le valvole di termoregolazione. Non è ancora sufficiente, andiamo avanti in questi tentativi, mettiamo il cappotto. Con il cappotto riusciamo finalmente a raggiungere la classe energetica D, quindi a fare il doppio salto. Perché ve lo dico? Ve lo dico perché comunque in base all'esperienza che abbiamo fatto in quest'anno di lavoro sul superbonus, il doppio salto di classe, se non si isola, è difficile che si riesca a fare. Effettivamente dal punto di vista energetico isolare è la prima cosa che dobbiamo consigliare noi tecnici, perché è inutile che andiamo a mettere un buon sistema di riscaldamento quando poi l'energia che produciamo viene dispersa verso l'esterno, quindi non è sicuramente una situazione ottimale dal punto di vista energetico. Perché dicevo che è necessario soffermarsi bene in modo particolare su questo studio di prefattibilità? Noi in questa fase qua dobbiamo andare a verificare che gli interventi che andiamo a suggerire rispettino il decreto requisiti del 6 agosto 2020 che ho già nominato prima. Ma quando dovremo passare poi alla fase progettuale e operativa, questi interventi dovranno rispondere anche al decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015, perché quello continua ad esistere.
non è che il decreto requisiti del 6 agosto 2020 ha superato i requisiti minimi. No, nel momento in cui noi dobbiamo andare a fare una progettazione, a depositare una legge 10 in comune, le verifiche che dobbiamo fare sono quelle ai sensi del decreto 26 giugno 2015. Non è scontato, ora sto per dire una cosa molto tecnica, però per quanto riguarda i conti termici, ad esempio, quando noi dobbiamo andare a dire che tipo di isolante mettere sulla facciata che risponda al decreto requisiti super bonus, quello del 6 agosto 2020, dobbiamo andare a verificare la trasmittanza puntuale della struttura. Quando noi invece passiamo alla fase progettuale, dobbiamo redigere la legge 10, fare le verifiche ai sensi del decreto requisiti minimi 26 giugno 2015, la trasmittanza che ci viene chiesta di certificare e di verificare è quella media, quindi considerando il ponte termico. E se noi in fase di prefattibilità non abbiamo già pensato a come abbattere il ponte termico, ci troveremo una trasmittanza decisamente più alta che dovremo andare ad abbattere. Dovremo allora andare successivamente a consigliare come abbattere il ponte termico e viene da sé che poi i prezzi aumenteranno dopo rispetto alle previsioni, se non lo facciamo prima. La stessa cosa riguarda il rendimento medio stagionale. Ora non mi sto a soffermare troppo nel dettaglio, ma questo è per far capire che la prefattibilità, più ci si spende un po' in tempo subito, in dialogo ovviamente con tutte le parti, con tutti i professionisti coinvolti, e più si va avanti lisci e tranquilli poi in fase di realizzazione dell'intervento. La fase di progettazione e esecuzione, allora teoricamente questo per noi non è cambiato nulla, ripeto, se abbiamo lavorato prima, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare, però dobbiamo farlo capire al committente, perché quando noi andiamo a consegnare uno studio di prefattibilità, per quanto sia preciso e puntuale, non sostituirà mai quella che è una progettazione esecutiva. Progettazione esecutiva che deve prevedere il coinvolgimento di professionisti esperti in ambito energetico, impiantistico, strutturale, tecnologico, architettonico, e tutti costoro devono sempre collaborare con i consulenti in materia fiscale, come dicevo prima, ma questo proprio a tutela del committente e a tutela del rispetto del nostro codice deontologico, perché sappiamo benissimo tutti che il nostro codice deontologico non tutela noi, ma tutela il nostro committente, e quindi tanto vale lavorare bene in squadra fin da subito per arrivare a una realizzazione ottimale di tutti i provvedimenti. Non dimentichiamo la presenza del coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione delle opere, che molto spesso è necessario anche nelle piccole abitazioni, perché, come dicevamo prima, il superbonus richiede una contemporaneità di interventi e quindi anche una contemporaneità di presenza di diverse aziende. Terminata la progettazione, inizia poi la fase di cantierizzazione, la più bella per noi, ovviamente la più stimolante, perché andiamo finalmente a vedere realizzati gli interventi che noi abbiamo precedentemente progettato. È molto importante in fase di cantierizzazione l'intervento del direttore dei lavori, che deve non solo fare ovviamente verificare che tutto ciò che viene realizzato sia rispondente alla progettazione, ma che deve anche fare un po' il burocrate in questa fase. Io ricordo ad esempio che tutti i materiali che vengono utilizzati, che devono essere certificati CAM, è bene che di questi si operi su questo ambito si operi un po' come abbiamo sempre fatto nei cantieri della prevenzione incendi, ovvero che quando arriva un materiale, il certificato di quel materiale venga consegnato al direttore dei lavori quando viene portato in cantiere e che magari sia abbinato alla bolla di trasporto in cantiere. Questo perché magari fra qualche anno dobbiamo dare una risposta all'Agenzia delle Entrate dei materiali che abbiamo utilizzato, e con la bolla di trasporto in cantiere possiamo dimostrare che realmente quel materiale l'abbiamo installato. Ho visto che Bergesio è comparso, quindi è passato il quarto d'ora. Guarda, mi leggi nel pensiero.
No, allora, perché ti ringrazio. Super bonus, andrei avanti. No, ma immagino, ma questo è solo, diciamo, non serve perché capisco dei presenti che l'interesse c'è, e però per sollevare, diciamo, certamente l'interesse, ricordo, come abbiamo già scritto, anzi ha scritto Vittorio Favetti, che ringrazio per il supporto, che tutte le slide saranno disponibili da domani sul sito che vedete nella chat, quindi si può andare a recuperare, poi ovviamente i relatori, lo dico anche per loro, saranno a disposizione per ulteriori approfondimenti. Passo la parola a questo punto all'architetto Limura, Carmelita, per cortesia, a te l'attenzione e soprattutto sì. I tempi. Grazie. Grazie, dottor Bergesio. Condivido lo schermo. Fabrizia, forse devi togliere la condivisione. Sì, vero? Mm-hmm. Però non me la dà più. Nessuno sta condividendo nulla. No, infatti. Ok, adesso riesco, sì. Ok, adesso. Mi confermate che si vede? Sì, tutto a posto. Ok, allora grazie, io sono Carmelita Limura, architetto, come ha detto prima l'architetto Siviero, faccio parte della task force Superbonus 110 che il nostro ordine ha istituito subito dopo l'estate per, diciamo, approfondire la materia e cercare anche di dare un supporto normativo agli iscritti, visto la complessità della materia. Ringrazio il Comitato Torino Finanza, la Camera di Commercio per l'ospitalità e l'ingegner Giordano che mi ha preceduto. Cercherò brevemente di fare una sintesi su quelli che sono stati, diciamo, anche le criticità che diciamo, abbiamo visto in quest'anno di lavoro. È una normativa, come dire, quanto mai complessa, in continua evoluzione. In questo momento il DL semplificazioni sta diciamo intervenendo con delle ulteriori modifiche, quindi è vero che da un lato si cerca di semplificare, ma dal nostro punto di vista questo aggiornamento continuo della normativa diventa più una complicazione che una semplificazione. Uso i risultati di un sondaggio che il portale ha fatto recentemente, proprio appunto per diciamo per la ricorrenza di questo anno di Superbonus, intervistando 1000 colleghi tra architetti e ingegneri, chiedendo un po' quali erano i risultati di questo anno di attività. I risultati del sondaggio sono così, luci e ombre. Meno del 25%, diciamo, degli interventi si sono trasformati in cantieri, significa che siamo rimasti ancora alla fase di diagnosi, prediagnosi, prefattibilità o progettazione. I motivi per cui diciamo la fase progettuale non è andata avanti nella fase di cantierizzazione sono essenzialmente tre. Una normativa sicuramente complessa e frammentata, lo vedremo tra poco, un orizzonte temporale che non è certo, nel senso che al momento attuale non sappiamo ancora effettivamente se questa proroga ci sarà o non ci sarà, aspettiamo, come dire, il benestare dell'Unione Europea. E poi quello che è stato, diciamo, sicuramente il grosso scoglio del 110, che è la conformità edilizia. Dicevamo della normativa complessa, io vi riassunto quelle che sono state, diciamo, tutte le norme da maggio dello scorso anno fino ad adesso, per farvi capire che sostanzialmente ogni 2-3 mesi noi abbiamo avuto un aggiornamento normativo, quindi si è passato dal decreto rilancio che ha istituito il super bonus convertito in legge a luglio del 2020, per poi passare al decreto agosto che è stato convertito in legge ad ottobre del 2020, che ha aggiunto tutta una serie di commi, tra cui quello importante, il 13 ter sulla conformità edilizia, la legge di bilancio del 2021 che è entrata poi in vigore il primo gennaio del 2021, che è intervenuto con una proroga e un'estensione dei beneficiari, il decreto legge 59 del 2021 che ha aggiornato questa proroga, il DL semplificazioni che è, diciamo, in bozza in questo momento, e poi tutta la parte, diciamo, più tecnica, che sono la circolare 24 e la circolare 30 dell'Agenzia delle Entrate, il decreto requisiti tecnici, il decreto asseverazioni e
il DM 329 sul sisma bonus. Faccio solo un inciso riagganciandomi a quello che ha detto l'ingegner Giordano. L'iter asseverativo è diverso se parliamo di eco bonus e sisma bonus, nel senso che, e su questo ancora vedo anche, diciamo, dei colleghi a volte in dubbio, il decreto asseverazioni e il decreto requisiti riguardano solo gli interventi di efficienza energetica e le asseverazioni inerenti all'eco bonus si compilano sul portale dedicato Enea. Ma invece per quanto riguarda il sisma bonus, che comunque fa parte del super bonus 110, il riferimento normativo è il DM 329. La modulistica asseverativa del sisma bonus non si carica sul portale Enea, si allega al titolo edilizio e tutta, diciamo, la pratica asseverativa si gestisce attraverso lo sportello unico edilizio. Questo era un piccolo, diciamo, inciso. Abbiamo parlato di conformità edilizia, che è uno dei grossi problemi che c'è stato in quest'anno, e in questo momento appunto il DL Semplificazioni sta rivedendo il tutto. La conformità edilizia è stata introdotta con la conversione in legge di ottobre al comma 13 ter, dove sostanzialmente la norma ci ha detto che noi dovevamo verificare la conformità sulle parti comuni, quindi dovevamo limitarci a considerare diciamo la conformità delle parti comuni dell'edificio, non entrando nello specifico di quello che succedeva nelle unità immobiliari. Questo per quanto riguarda gli interventi trainanti. Cosa significa conformità edilizia? Significa verificare che lo stato di fatto dell'edificio sia conforme all'ultimo stato licenziato e alle diciamo modifiche eventualmente intervenute dopo. Comma 13 ter appunto in vigore dal 14 ottobre 2020. Ma diciamo un mese fa circa è arrivato questo interpello che ha fatto molto scalpore, l'interpello 909-1494 della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, che rispondendo diciamo ad un'impresa che chiedeva come diciamo asseverare gli interventi su cambio dei serramenti su un condominio, rispondeva alla fine che i serramenti, insistendo sulle parti comuni dell'edificio, potevano essere considerati a tutti gli effetti delle parti comuni, quindi nel caso in cui l'utente cambiava solo i serramenti, diciamo il tecnico doveva solo verificare la conformità delle parti comuni e non anche la conformità dell'unità immobiliare. Questo sta cambiando perché il decreto semplificazioni, noi abbiamo letto la bozza è del 21 maggio, quindi di 4 giorni fa, il decreto semplificazioni azzera completamente il comma 13 ter, specificando che escludendo solo gli interventi di demolizione e ricostruzione, quindi tranne gli interventi di demolizione e ricostruzione, noi possiamo operare attraverso una semplice CILA, quindi non è più necessaria la SCIA. Non è più necessaria questa attestazione dello stato legittimo, nel senso che noi tecnici non dovremo più asseverare lo stato legittimo. Quello che dovremo riportare all'interno della CILA sono gli estremi del titolo abilitativo con cui è stata, diciamo, autorizzata la costruzione. I motivi per cui può decadere il beneficio fiscale sono solo 4. Non si è presentato la SCILA, gli interventi sono stati realizzati in difformità della SCILA, non è stato riportato dentro la SCILA il titolo edilizio originale, oppure se noi abbiamo, diciamo, asseverato non correttamente. Però questo diciamo nuovo comma si chiude con questa frase che ho sottolineato rosso, un po' sibillina: resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Non sappiamo come interpretarla, cioè letta così sembra che ok, ti faccio presentare la CILA, ti faccio fare super bonus anche se eventualmente ci sono degli abusi, però questo non significa che il tuo diciamo intervento, il tuo immobile sia comunque legittimo in presenza di abusi,
rimarrebbe comunque la non legittimità. Quello che non abbiamo capito è se questo significa andare in deroga all'articolo 49 del DPR 380 che ha citato prima la collega Giordano. Altra modifica riguarda i beneficiari. Chi può usufruirne oggi? Oggi sono i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, gli ACP, le cooperative di abitazioni, le ONLUS, la società sportiva. I grossi esclusi sono proprio i titolari di reddito di impresa, tranne il caso in cui siano condomini e solo per gli interventi trainanti. Gli altri esclusi sono i proprietari unici di edifici con 4 più sub. Sapete che con la legge di bilancio, quindi con l'ultima legge di bilancio entrata in vigore il 1 gennaio 2021, anche il proprietario unico di edificio da 2 a 4 sub è stato emesso al super bonus. Nella bozza che abbiamo letto ci sono delle novità anche per quanto riguarda i beneficiari, perché il comma 9 dell'articolo 119, che è il comma che riguarda i beneficiari, si amplia e ammette anche i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR, che sono sostanzialmente le società a diverso titolo, con riferimento agli immobili che rientrano nella categoria catastale di 2. È la categoria catastale che riguarda gli alberghi e le pensioni. Questa sarebbe, diciamo, confermata una novità non di poco conto, perché fino ad adesso i titolari di reddito d'impresa erano i grossi esclusi dal super bonus. C'è da capire dal punto di vista tecnico poi come opereremo nei fatti, perché oggi la circolare 24, che è la circolare esplicativa dell'Agenzia dell'Entrata, ci fa calcolare i massimali in base ai sub catastali. Non è raro che gli alberghi abbiano di solito un unico sub catastale, quindi lì si apre, diciamo, anche un altro capitolo per capire effettivamente poi come verranno considerati i massimali dal punto di vista tecnico, come opereremo, perché questa comunque è una norma che è calata proprio sull'edilizia residenziale. Parliamo sempre di 110, ma vorrei spezzare una lancia a favore delle aliquote ordinarie, perché diciamo queste tornano utili nel caso in cui le imprese appunto non riescono ad accedere al 110. E mi riferisco soprattutto alla risoluzione ADE 34 del giugno 2020, che ha ammesso finalmente i titolari di reddito di impresa alle aliquote, quindi 65 per l'ecobonus e i vari 80-85 per il sisma bonus su immobili di loro proprietà, non solo come era prima per gli immobili strumentali, quindi sede di ufficio o sede legale dell'azienda, ma anche per beni merce e beni patrimoniali, quindi anche immobili utilizzati come investimento. Altra opportunità per le imprese oggi è il sisma bonus acquisti, cioè le società di costruzioni, le società immobiliari, proprietarie di immobili che vengono demoliti e ricostruiti possono appunto vendere queste nuove unità e gli acquirenti avranno appunto il 110% sul valore dell'immobile compravenduto. Quindi aliquote ordinarie, sisma bonus acquisti e oggi probabilmente questa apertura verso gli alberghi sono oggi, diciamo, le possibilità che le imprese hanno per operare con le detrazioni fiscali. L'ultima slide che appunto vi ho messo è sulle tempistiche, perché appunto c'è in ballo questa proroga che deve essere istituita dal DL 59/2021, che deve essere però confermata da parte, diciamo, dell'Unione Europea dopo diversi giri di valzer. Cosa prevede? Prevede che gli edifici unifamiliari, quindi le monofamiliari, concludano i lavori il 30 giugno 2022, gli edifici di unico proprietario da 2 a 4 unità, quelle che hanno avuto, diciamo, l'estensione con la legge di bilancio 2021, se al 30 giugno 2022 hanno completato il 60% dei lavori, allora possono chiudere il 100% dei lavori il 31 dicembre del 2022.
I condomini tutti, quindi non unico proprietario ma proprio i condomini, possono terminare i lavori senza nessuna condizione il 31 dicembre 2022. E infine invece gli ACP terminano i lavori il 30 giugno 2023, o meglio, se al 30 giugno 2023 hanno raggiunto almeno il 60% dei lavori, possono terminare il 31 dicembre del 2023. Queste sono le principali novità, ce ne sono poi alcune un po' più di dettaglio tecniche nel DL semplificazioni che riguardano ulteriormente la modifica della definizione di impianto termico, la modifica della definizione di unità funzionalmente indipendente, però andiamo lì nello specifico. Quindi siamo in attesa di queste ulteriori novità, appunto, come dicevo in apertura, speriamo che questa semplificazione sia effettivamente una semplificazione, non un'ulteriore complicazione. Credo di essere stata nei tempi e vi ringrazio. Grazie Carmelita, sei stata cronometrica, mancano ancora 40 secondi. Grazie per averci dato una panoramica su quelli che sono soprattutto gli aggiornamenti che mi parlano interessanti e nella direzione anche auspicata, che permettono di dare, diciamo, una concreta realizzabilità a quella che è la norma importante anche per la, come leva economica del super bonus. Allora, se parliamo di economia lasciamo un po' e fisco evidentemente. La parola a Stefano Spina per quanto riguarda, diciamo, l'ordine dei commercialisti. Sì, buonasera a tutti. Aspettate che proietto le mie slide. Allora, innanzitutto mi presento, sono Stefano Spina, sono il coordinatore del gruppo sulla fiscalità immobiliare per conto dell'ordine dei dottori commercialisti di Torino. E ovviamente a partire dallo scorso anno ci siamo calati con tutta la nostra disponibilità di tempo e di persone a studiare questa normativa. Normativa che, come è stato detto prima da Fabrizio Giordano, necessita di una interdisciplinarità, perché non basta che l'ingegnere faccia tutte le sue valutazioni, il commercialista verifichi la fattibilità e via di seguito, ma occorre, visto che le tematiche sono complesse e soprattutto non sempre l'immobile prevede già uno stato di fatto ideale per l'esecuzione degli interventi, ma occorre, diciamo, confrontarsi tra tutte le varie parti in causa per andare a pianificare al meglio questo intervento. Quali sono i problemi che sono emersi nel corso di questo primo anno e che ovviamente creano poi quello che è stato presentato nella seconda relazione, cioè che quasi tutti gli interventi non siano ancora partiti e forse non partiranno mai? Certamente occorre un'attività preliminare di verifica della fattibilità dell'intervento molto attenta, molto accurata, anche perché una volta che si decide di partire i giochi sono sostanzialmente fatti, quindi non ci possono essere sorprese in corso d'opera, perché qual è il risultato in caso di sorprese non risolvibili? Che l'intervento non possa fruire dell'agevolazione e quindi rimanga interamente a carico del committente. Per cui il condominio che pensava di, attraverso l'ente finanziatore, di non pagare nulla, si trova poi costretto a pagare il 100% dell'opera. E questo sarebbe veramente un autogol. C'è un'attività anche molto importante nell'esecuzione dei lavori, perché occorre coordinare le parti affinché si risolvano i problemi che saltano fuori di volta in volta, soprattutto, ma li esaminiamo poi un po' meglio successivamente, nei confronti del cosiddetto finanziatore che per magari rigidità imposte da procedure viene in seguito, certe cose le accetta, altre cose invece non le accetta, soprattutto il discorso delle varianti, perché una volta che io ho individuato una tipologia di intervento, mi viene rilasciata una delibera per finanziare quell'intervento, se io gli vado a dire guarda che adesso sforiamo del 30%, magari occorre ripartire da capo col processo deliberativo da parte della banca che finanzia, quindi magari si arriva tardi.
Infine, la conclusione dei lavori prevede da parte di tutti i professionisti una serie di certificazioni e asseverazioni e il commercialista, per ultimo, nel caso di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, deve raccogliere tutta la documentazione e presentare il cosiddetto la cessione del credito piuttosto che lo sconto sul corrispettivo asseverando tutta la documentazione. Ma entriamo nel merito delle varie fasi. Ecco, nell'attività preliminare occorre una verifica puntuale dei requisiti soggettivi, cioè che i soggetti siano coloro che possono beneficiare della detrazione. E il tema principale che è sempre saltato fuori in caso di immobili composti da più unità immobiliari posseduti da un unico soggetto è l'eventuale costituzione del condominio. Quindi il commercialista qua interviene nel valutare la fattibilità, la convenienza a costituire un condominio, quindi alienare una o più unità immobiliari di quell'immobile per poter fruire della detrazione, comportamento peraltro ammesso e lecito dalla parte dell'Agenzia delle Entrate. Un'altra verifica riguarda il massimale di spesa, quindi capire se gli interventi previsti possono essere ricompresi all'interno dei massimali spettanti per la tipologia di immobili oppure no. La verifica anche, come diceva prima l'architetto Limura, è la valutazione di eventuali detrazioni alternative, meno invasive, meno complesse dal punto di vista operativo, soprattutto in campo di efficientamento sismico, perché abbiamo delle percentuali di detrazione che arrivano fino all'85% della spesa sostenuta. Certo, non sono il 110%, ma sono certamente molto appetibili per il fruitore finale, cioè colui che sostiene la spesa. Infine, una verifica importante è la fruibilità delle detrazioni da parte dei beneficiari, quindi la convenienza a utilizzarle direttamente o la possibilità di utilizzarle direttamente, quindi capienza di redditi imponibili e quindi di imposte da versare, piuttosto che la convenienza o necessità di cederle a un soggetto terzo che le valorizzi nel caso di soggetti incapienti. Qua siamo all'interno dei condomini, per cui tutte queste valutazioni devono essere fatte prima di partire. Ma non solo queste, con la sostenibilità finanziaria dell'operazione, cioè quindi capire se c'è un soggetto che possa finanziare l'operazione perché non rimanga a carico dei beneficiari, dei condomini, perché magari non hanno la disponibilità, non hanno la voglia di esporsi, non hanno piacere di sostenere direttamente questo intervento. Quindi la ricerca di un partner finanziario che appoggi questa attività di efficientamento energetico, sismico, un mix dei due nei confronti di quel determinato immobile. Da parte dei commercialisti ovviamente non c'è la verifica dello stato legittimo dell'immobile, la fattibilità tecnica, l'analisi di tutti i costi, ma se noi non partiamo da queste verifiche fatte dagli ingegneri e dagli architetti, noi non possiamo fare la nostra verifica e questa fase è veramente di interscambio di informazioni, di suggerimenti, di limatura dell'intervento per arrivare alla parte vera e propria esecutiva. E qua, quando si tratta di eseguire i lavori, i problemi che abbiamo riscontrato sono interfacciarsi con il soggetto cessionario del credito, sostanzialmente l'ente che finanzia l'operazione, perché a volte ci sono delle rigidità, non tanto da parte dell'ente, ma dei soggetti cosiddetti advisor che appoggiano l'ente nella fase di acquisizione della documentazione e di costruzione dell'operazione ai fini della cessione futura di questo credito. Quindi bisogna qua cercare di molte volte trovare un punto d'accordo su quello che viene chiesto, a volte magari neanche troppo supportato da una norma, bensì previsto magari da una procedura interna, e quello che invece deve essere prodotto ai fini della correttezza dell'operazione. E qui il commercialista cerca di fare un po' da cuscinetto tra la richiesta e invece la predisposizione della documentazione. Altra fase che crea molte criticità è la variante in corso d'opera, dove magari a seguito di sorprese in corso d'opera oppure di una progettazione magari carente all'inizio, si scopre che l'intervento costa di più. Non che non sia fattibile, che sarebbe
come vi dicevo, l'autogol, ma che è interamente fattibile però con oneri superiori, quindi da valutare. Questi oneri sono a carico del condominio perché non sono stati oggetto del finanziamento, non che non rientrino nel super bonus, ma chi li finanzia? Perché magari la banca dice io ho una delibera per X e quindi io spendo fino a quell'importo. E allora c'è magari da costruire in corso d'opera e in maniera molto veloce una seconda istruttoria, una seconda delibera per questa diversità di valori tra quello che è stato originariamente deliberato e quello che invece necessita per completare l'opera. Alla conclusione dei lavori qua abbiamo un bivio, perché nel momento in cui i beneficiari della detrazione, cioè coloro che hanno effettuato l'intervento, non necessitano di cessione del credito o sconto in fattura perché reputano più conveniente, opportuno, fruire direttamente di queste detrazioni, allora il lavoro del commercialista è esclusivamente quello di recuperare tutta la documentazione. E capite bene che se questa documentazione è stata già recuperata in fase, chiamiamola preliminare, di istruttoria, non possono saltare fuori problemi o questioni che potrebbero, come vi dicevo, inficiare la fruibilità del superbonus. Diversamente, se il professionista commercialista viene chiamato esclusivamente in questa fase, un'area di rischio c'è che qualche documento non corrisponda a quello previsto dalla norma e quindi che si debba correre ora per allora per modificare, rettificare qualche cosa, piuttosto che arrivare al punto di dire non si può accedere a questo tipo di detrazione. Questa attività che viene fatta dal professionista solitamente per i lavori sulle singole unità, quindi dei propri clienti, nel caso di condominio viene fatta dall'amministratore di condominio, che certamente, avendo già seguito tutta la fase deliberativa, avrà solo più da raccogliere i documenti che si era già predisposto per la fattibilità. Discorso diverso invece se alla conclusione dei lavori il beneficiario cede il credito all'ente finanziatore oppure lo trasferisce al fornitore a pagamento dell'opera svolta. E qua occorre che il commercialista rilasci il visto di conformità sulla comunicazione di cessione del credito barra sconto sul corrispettivo, che deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate. E ai fini di questa verifica, ma ne parleremo nel corso del mio intervento successivo, occorre seguire delle checklist e noi solitamente utilizziamo quella proposta del nostro Consiglio Nazionale, la cui ultima versione vedete che è un work in progress perché è del 19 aprile del 2021, e quindi una verifica puntuale di tutta la documentazione e di tutti i presupposti. Ma noi non ci dobbiamo fermare qua, perché una volta inviata questa comunicazione di cessione credito sconto sul corrispettivo, dobbiamo anche monitorare poi la successiva cessione effettiva del credito, perché questi crediti attraverso la comunicazione vanno sulla piattaforma fiscale, scusate, sulla piattaforma della cessione crediti del cessionario, cioè l'acquirente del credito, che potrebbe essere anche il fornitore che se lo prende attraverso lo sconto sul corrispettivo. Costui deve innanzitutto verificare che il credito arrivi, e non è una cosa immediata, perché c'è sempre un differimento temporale tra l'invio della comunicazione e la rilevazione di questo credito in capo al cessionario. Ma costui deve anche confermare il credito, perché altrimenti questo credito sì, se lo vede, ma non è fruibile dallo stesso. Tutto questo deve essere predisposto per ogni stato di avanzamento lavori, quindi non necessariamente al termine dell'intervento, ma cammin facendo, e questo serve anche per far sì che i cessionari del credito abbiano un corrispettivo a fronte dell'opera svolta. E tenete presente che in caso di superbonus questi stati di avanzamento lavoro devono riferirsi almeno al 30% dell'intero intervento, per cui non possono che essere due stati di avanzamento lavoro e una comunicazione a chiusura dell'intervento stesso. Anche qua si è generato un problema, perché le detrazioni sono riferite ad anno solare, quindi nel momento in cui io a cavallo dell'anno, e c'è stato un primo problema il 31 dicembre 2020, e occorre
fare attenzione che non ricapiti per il 2021, se io non ho raggiunto almeno il 30% dell'intervento, non posso fare la cessione del credito, quindi quella parte non può essere oggetto di cessione, almeno per il primo esercizio può essere poi oggetto di cessione per le rate successive, ma rimane una detrazione fruibile in capo al beneficiario e quindi il soggetto finanziatore che riteneva questo credito come corrispettivo del finanziamento fatto non se lo può ricevere e anche qua ulteriori problemi da gestire in capo alle banche. Io ho terminato il mio intervento, vi ringrazio e lascio la parola alle successive relazioni. Grazie. Grazie, grazie Stefano, molte grazie. Allora, adesso passiamo in una nuova, diciamo, sezione per cui andiamo a vedere chi ha lavorato sul campo. Qui adesso gioco in casa attraverso l'ingegnere Stefano Zuelli, che è l'amministratore delegato di Iren Smart Solutions, che è la società del gruppo Iren che si occupa proprio della parte di efficientamento energetico, in particolare della riqualificazione degli edifici anche legati al superbonus del 110%. Stefano, a te la parola. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Metto schermo intero. Non mi lascia mettere schermo intero. Teniamo così. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'opportunità appunto di condividere con voi quello che diciamo è l'esperienza di Iren Smart Solutions come general contractor nel mondo del super bonus. Iren Smart Solutions si occupa, diciamo, in generale di servizi e di efficienza energetica con il set di attività tipico di una ESCO e si rivolge a clienti pubblici, privati, imprese e anche enti del terzo settore, dove diciamo, agiamo anche attraverso una società dedicata che è Fratello Sole Energie Solidale. Per una diciamo felice e fortunata intuizione ci occupiamo anche da alcuni anni del mondo della riqualificazione energetica degli edifici, cosa che ci ha permesso di arrivare con un minimo di bagaglio di esperienza al terremoto, in un qualche modo, del super bonus. Riqualificazione energetica per noi vuol dire un approccio integrato che si rivolge a tutte le componenti di un edificio, quindi dall'involucro agli impianti, alle schermature, alla building automation e fino alle produzioni sostenibili e anche al mondo della mobilità sostenibile, quindi interventi integrati su tutte le componenti. Come agiamo? Iren Smart Solutions agisce da general contractor, assume lei direttamente il rapporto contrattuale del cliente e poi coordina in una vera e propria cordata che poi seguirà operativamente l'intervento tutti i soggetti che collaborano sul progetto, quindi le imprese, i professionisti, gli asseveratori tecnici, i commercialisti che andranno a rilasciare il visto di conformità. Noi ci teniamo la direzione tecnica della commessa, a fine acquistiamo il credito dai nostri clienti e teniamo su di noi un eventuale rapporto con le banche sia per un'eventuale seconda cessione sia per il finanziamento in un qualche modo del progetto che è in capo a noi in quanto paghiamo imprese, progettisti e tutti i soggetti a stato avanzamento lavori. La nostra esperienza sul superbonus nasce nell'estate scorsa, già in parallelo con la definizione fondamentalmente dell'articolato normativo e abbiamo curato assieme ovviamente ai normali elementi commerciali anche in particolare il rapporto con professionisti di imprese. Abbiamo organizzato un lungo elenco di webinar, di eventi, di formazione e condivisione a cui hanno partecipato veramente un numero importante di imprese, professionisti, amministratori, ordini professionali, in modo da costruire fondamentalmente delle solide relazioni con tutti i portatori di interesse sui progetti del superbonus e quindi ad avere pronti per la fase in un qualche modo realizzativa
una serie di soggetti che potessero collaborare su tutte le fasi della commessa. I riscontri della campagna commerciale sono stati, diciamo, molto, molto importanti, anche, diciamo, superiori alle attese. Abbiamo raggiunto rapidamente, veramente nel giro di poche settimane, dei lead a tre cifre, diciamo, sia sui condomini sia sul mondo, diciamo, delle monofamiliari, dove, diciamo, agiamo attraverso anche un'altra società del gruppo che è Eiren Mercato. Questi numeri cosa ci stanno portando? Ci stanno portando a, diciamo, appunto una sfida importante sul 2021. Stiamo, diciamo, seguendo, completando oltre 300, diciamo, progettazioni definitive ed esecutive e, diciamo, negli ultimi mesi sostanzialmente hanno iniziato ad arrivare, diciamo, un numero già importante di contratti sottoscritti e appunto negli ultimi due mesi fondamentalmente siamo riusciti ad attivare un primo set di cantieri, circa 40 in corso, che puntiamo a questo punto a crescere, diciamo, in maniera, diciamo, rapida, andandoli ad esempio già a raddoppiare alla fine del prossimo mese. Quindi l'obiettivo per il 2021 è riuscire a trasformare tutti i progetti in corso in contratti e poi in cantiere. Parallelamente, diciamo, stiamo seguendo, diciamo, numeri, diciamo, dello stesso ordine di grandezza anche sul mondo delle monofamiliari. Se dovessimo tracciare un primo bilancio, allora sicuramente è stata, diciamo, una sfida impegnativa e l'abbiamo provata a rendere, a rappresentare come un vero e proprio percorso di ostacoli. Nei primi mesi c'era un vuoto normativo, quindi una carenza di informazioni affidabili sul tema normativo che non permetteva neppure di andare, diciamo, fino verso la fine del 2020 a poter, diciamo, pensare di stipulare un contratto verso un cliente. Poi, diciamo, si è andando avanti poi con i lavori, diciamo, abbiamo dovuto affrontare il tema della complessità progettuale, diciamo, molto probabilmente più alta rispetto alle attese, con il tema delle conformità che effettivamente ha rallentato di parecchio la fase progettuale anche per tempi di accesso agli atti da parte dei comuni che si sono dilatati spesso, diciamo, con mesi di tempo per poter fare le sole verifiche. Non è stato facile fare assemblee condominiali in periodo Covid. I professionisti ovviamente si sono trovati, anche per la maggiore complessità dei progetti, a essere, diciamo, particolarmente oberati di lavoro. Poi, diciamo, chiusa in un qualche modo quella che stiamo concludendo la fase progettuale, adesso ci affacciamo a quella che è la fase dei cantieri e i temi che ci troviamo ad affrontare sono, da un lato, diciamo, temi di disponibilità di attrezzature, quindi c'è scarsità anche proprio di attrezzature di imprese, e poi stiamo assistendo recentemente sul mercato effettivamente ad un incremento dei prezzi dei materiali piuttosto significativo. Sullo sfondo, e ovviamente non aiuta anche il eventuali comportamenti opportunistici magari sul tema dei prezzi, il fatto che ci sia ancora una visibilità limitata sull'orizzonte temporale dello strumento e l'incertezza quindi sulle proroghe. Quindi sicuramente, diciamo, è tuttora una sfida difficile. Però, diciamo, è anche da un lato affascinante e sicuramente ha degli impatti importanti, diciamo, economici sui territori, sui cittadini. Abbiamo portato un solo esempio così di un cantiere che partirà nei prossimi giorni a Reggio Emilia, un condominio importante diciamo, sulla città, che aveva anche dei vincoli paesaggistici di un certo tipo, e per noi rappresenta un po', diciamo, un emblema di un intervento in cui si riescono ad associare, diciamo, elementi architettonici di un certo livello, mettendo insieme sia il tema sismico che il tema energetico, andandolo poi a accompagnare anche ad interventi, diciamo, sulle parti private, e in questo caso, diciamo, su un intervento di oltre 4 milioni di lavori, devo dire che oltre il 90%, anzi in questo caso siamo proprio quasi il 99%, diciamo, coperti, finanziati dal super bonus. Quindi, diciamo, sicuramente una sfida
complessa e che, diciamo, ci vede affrontare giornalmente, diciamo, parecchie difficoltà, però che sicuramente rappresenta un volano, diciamo, economico sia per il mondo, diciamo, delle imprese che ci lavorano, ma anche poi un volano importante per i nostri territori. Spero di essere stato nei tempi e lascio la parola. Grazie Stefano, certamente, anzi leggermente in anticipo. Allora è molto interessante appunto vedere questa opportunità che a mio avviso non è solo un tema di riqualificazione e che chi non accede, diciamo, e avrebbe le caratteristiche per poter accedere a questo super bonus, in realtà rimane indietro, quindi non è che il suo immobile, diciamo, vale di più l'immobile che è riqualificato, vale di meno quello che non è riqualificato. Ormai lo standard sarà quello di un immobile, diciamo, ad elevata efficienza energetica. Però lascio la parola a questo punto a un altro protagonista del settore, che è Marco Razzetti, che è titolare della Razzetti Costruzione Generale e nonché presidente collegio edile dell'API di Torino. Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie molte. Sì, assolutamente riprenderò un po' quanto è stato detto prima dal dottor Zuelli. Sicuramente potenzialmente una grande opportunità, dopo anni, soprattutto per il comparto dell'edilizia, difficili, complicati, ha creato una grandissima aspettativa non solo nei proprietari delle abitazioni, ma anche nel mondo delle imprese. Nel senso che tutti noi abbiamo visto questa possibilità come una panacea del sistema, con però in qualche maniera che è stata un po' ridimensionata, perché per tutte le motivazioni un po' che sono state dette sia nell'intervento precedente che in quelli prima ancora. Sicuramente, insomma, mettendo un po' tutti insieme il Covid, le difficoltà, diciamo, il volume di richieste, per cui i tempi per accedere alle verifiche urbanistiche, piuttosto che insomma tutta la parte progettuale, le riunioni di condominio, insomma un po' a stento dovute, come dicevamo prima, alla pandemia, sicuramente non hanno aiutato. E quindi, insomma, è passato un anno dove si è fatto ben poco da un punto di vista delle aziende. Poi sicuramente i progettisti, i professionisti hanno lavorato molto, credo abbiano lavorato anche molto a sbalzo, per cui credo che il fatto di arrivare alla realizzazione sia poi un momento che renda un po' più felici tutti. I temi sono un po' quelli che avete detto prima, cioè sicuramente l'orizzonte temporale in questo momento sta insomma pregiudicando un po' questa grandissima possibilità, che ribadisco sarebbe veramente positiva, addirittura eccessiva, e mi spiego meglio che cosa voglio dire. Sicuramente questi anni di crisi hanno ridimensionato delle maestranze, un numero di maestranze, un approccio a questo settore anche dei giovani, per cui tutto questo lavoro potenziale che si starà sviluppando, si svilupperà, e non tutto secondo me si riuscirà a fare se l'orizzonte è quello del dicembre 2022, avrà la problematica di trovare, oltre che a ponteggi, oltre che a materiali, anche delle maestranze che in qualche maniera permettono di fare dei lavori decenti e che non lasciano poi un'eredità anche da un punto di vista paesaggistico che sia discutibile, perché comunque questo tipo di attività legate ai cappotti prevalentemente prima di questo decreto occupava una parte del mercato e sicuramente non una fetta così importante del mercato, diciamo, ripeto, io dico sempre potenziale, perché obiettivamente anche chi ieri non faceva nello specifico questo mestiere ma faceva le imprese di costruzioni generali si è buttata nel fare questa attività, ma si è buttata perché effettivamente è una richiesta continua, voglio dire, che quasi ti salta in braccio senza neanche andarla a cercare, perché obiettivamente è una grande opportunità di riammodernamento da un punto di vista energetico, da un punto di vista estetico, di attualizzazione del valore immobiliare, come giustamente dicevate prima.
Per cui di per sé perché non farlo, e soprattutto ho visto che sembra essere molto, molto quasi tutto gratis, ancora di più perché non cogliere questa opportunità. Oltre a questo naturalmente ci sono gli altri bonus che nel momento in cui è stato possibile cedere facilmente il credito, cioè facilmente cedere il credito e insomma sono anche questi tipi di attività, per cui le facciate, le ristrutturazioni hanno riempito il mercato. Io credo che la riflessione, una riflessione importante che vada fatta è quella che di per sé sulla carta è un grandissimo meccanismo, è un meccanismo che da un punto di vista diciamo della richiesta di della domanda è altissimo e che di per sé permetterebbe di fare delle grandissime cose se un po' tutto il meccanismo superato diciamo questo anno, questi mesi di progettazione / ricerca adeguamenti urbanistici, insomma stanno arrivando adesso un po' a vedere il proprio compimento. Rimane secondo me ancora il tassello della cessione del credito, che per le aziende diciamo medio piccole che in qualche maniera cercano di gestirsi il credito da solo, per cui non andare a lavorare in subappalto per dei general contractor, che di per sé anche questi erano grandissime opportunità, sono una grande opportunità, oggi forse un po' meno con l'aumento dei prezzi dei materiali. È vero che il tema però del credito e della velocità burocratica legata alla cessione del credito, per cui ha una sorta di liquidità o tempi di liquidità diciamo un po' più certi, sono un problema, perché qualcuno un po' più avanti, qualcuno un po' più indietro, qualcuno un po' più semplice, qualcuno un po' meno semplice, però è vero che gli acquirenti del credito stanno anche loro diciamo oleando un po' le logiche adesso, e ancora non sono ancora perfette. Ci sono dei portali che continuamente si adeguano, ci sono un intasamento importante delle procedure che fanno sì che diciamo i tempi dichiarati nella valutazione delle pratiche, nell'acquisizione del credito non siano poi così rispettati, ma ripeto, sicuramente la spiegazione sta tanto e tantissimo nella mole di lavoro e nell'esplosione di quelle che sono state le richieste. Sta di fatto che se di per sé il meccanismo del ho progettato, sì ci ho messo tanto perché effettivamente gli accessi agli atti, per cui poi le sanatorie, e anche questo tema delle sanatorie, sicuramente ci sono delle sanatorie che non bastano un mese per averle, ma insomma soprattutto legate alle verande, insomma, tutte queste cose qua di fatto sposteranno ancora più avanti la partenza dei cantieri. Ma fatta diciamo questa prima parte, che come diceva prima il dottor Zuelli era, e diciamo di per sé sta vedendo veramente la sua gestazione, oggi sarebbe il momento di partire coi cantieri. Ecco, questa fase del fatto di partire coi cantieri, fatto salvo tutte le problematiche dell'aumento di materiali, della disponibilità dei materiali, delle maestranze, però di per sé hanno anche la problematica di dire: io da quando arrivo al mio 30% o al 60%, bene, il mio credito ce l'avrò in tempi brevi o ce l'avrò in tempi un po' più lunghi. E quindi diciamo che questo problema diciamo burocratico che rendeva questo meccanismo, renderebbe questo meccanismo perfetto, un po' ci fa balzare un po' nelle logiche di altri contesti, tipo quello pubblico, anche se questo meccanismo è diciamo su una filiera privata, però dà la sensazione di nuovo di finire dentro una ragnatela burocratica di tempi e non certezza nella gestione dei cantieri. Ecco, se si risolvesse questa parte, o se in qualche maniera attraverso una semplificazione o forse attraverso una sorta miglioramento dei meccanismi, forse sarebbe veramente un meccanismo perfetto per questo anno che verrà. E quest'anno che verrà sicuramente non, o quest'anno e mezzo che manca, sicuramente non risolveranno tutti i problemi di 10 anni di settore immobiliare in profonda crisi,
È inutile insomma dirlo, perché poi forse detto di parte non va bene, però sicuramente il settore delle costruzioni potrebbe essere, a differenza di altri incentivi che sono solo assistenzialisti e basta, un meccanismo diciamo sicuramente di ripartenza economica, per cui noi tutti ci auguriamo, chiediamo, scriviamo lettere al ministro, cerchiamo di fare incontri con altre associazioni affinché questo bonus continui, e anche noi siamo anche di quelli che diciamo che anche se verrà leggermente dimensionato nelle sue percentuali, che rimanga e che si migliori la cessione del credito affinché questo meccanismo sia veramente un meccanismo che funzioni anche per le imprese un pochettino più piccoline che non hanno diciamo una grandissima disponibilità finanziaria o non hanno una grandissima volume di crediti che da smaltire attraverso l'acquisizione di credito altrui. Direi questo. Bene, grazie Marco, grazie molte. Diciamo certamente è l'obiettivo proprio un po' quello di partire con i cantieri, no? Poi e anche noi virtualmente in questo webinar abbiamo fatto un po' tutto quello che era l'attività di progettazione, siamo passati all'attività di realizzazione, adesso passiamo alle fasi finali, che però sono particolarmente critiche, no? Infatti, come ci gentificava già anticipava Stefano Spina, c'è il tema della certificazione e i controlli dell'amministrazione finanziaria, perché non vogliamo arrivare alla fine e poi accorgerci che in realtà il nostro credito di super bonus diciamo non può essere attivato, e anche per questo ci sono degli strumenti, vedremo la piattaforma Sibonus e alla fine diciamo quello che offre il mondo finanziario nell'ambito appunto della cessione del credito. Però andiamo in ordine, a questo punto ricordo che lascio solo più 10 minuti e partiamo da Stefano Spina con la certificazione e i controlli dell'amministrazione finanziaria. Sarò velocissimo. Allora, innanzitutto perché andiamo a parlare di cessione dei crediti? Questo è un passaggio, secondo me, epocale nell'ambito delle detrazioni d'imposta, perché quello che finora era una detrazione, quindi fruibile dal soggetto che sostiene la spesa nei limiti delle proprie imposte da pagare, quindi in base alla rateazione necessitava di determinati accorgimenti, ma abbastanza semplici, perché era sempre lo stesso soggetto che sosteneva la spesa e quindi o pagava le imposte o fruiva della detrazione. Questa detrazione è diventata un credito, e un credito quindi è diventata moneta, chiamiamola fiscale, anche se certamente è un termine improprio. Ed è, torno a dire, un passaggio epocale, anche perché questo credito, una volta che viene effettuata la cessione attraverso la procedura che vi farò vedere in maniera molto superficiale, diventa garantita dallo Stato, perché nel momento in cui c'è un problema sulla bontà del credito, sulla correttezza dei presupposti, sulle certificazioni a suo tempo rilasciate, non ne risponde colui che ha in mano in quel momento il credito, che può essere il fornitore, può essere la banca che ha finanziato l'operazione, può essere, vedrete, la piattaforma per la cessione dei crediti, qualunque soggetto che possa fruirne e quindi sia interessato all'acquisto a un prezzo conveniente. Il responsabile della mancanza di correttezza dei presupposti del credito è il beneficiario originario, ma questo credito rimane valido. Chi paga pegno, cioè chi deve ripagare il credito indebitamente richiesto, fruito e ceduto, è solo il beneficiario che lo pagherà, salvo comportamenti fraudolenti, rimborsando l'intero credito con una sanzione del 30%. Ma questo credito, questa moneta fiscale, può circolare liberamente con sue regole di cessione, ma ormai tanto siamo abituati con le criptovalute a utilizzare ogni forma possibile di piattaforme e via di seguito. Qua dobbiamo utilizzare una piattaforma messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, che è quella finalizzata alla cessione dei crediti. E questo è un cambio epocale e alla base di tutto questo ragionamento, di tutti gli interventi che sentirete poi successivamente. Secondo argomento da tenere con la dovuta
evidenza è che il fornitore che decide per sua scelta, per complicazioni delle procedure, per sua convenienza, di non accettare come pagamento lo sconto sul corrispettivo, quindi questo credito, è un po' come l'esercente un'attività di commercio che non accetta la carta di credito. Certo che costa di più, ci sono delle commissioni, ci sono delle procedure e via di seguito, però sempre più soggetti, fin tanto che ci sarà questo istituto, vorranno pagare con questa moneta fiscale e quindi molto probabilmente questi fornitori, ancorché bravi, ancorché con tutti i presupposti migliori di questo mondo, pian pianino si troveranno un mercato eroso da una concorrenza di altri soggetti che invece si proporranno comprando questi crediti, ricevendoli sotto forma di pagamento e quindi eviteranno un esborso finanziario poco tanto importante in capo a colui che commissiona l'intervento. Ma come vi avevo accennato nel primo intervento, quali sono gli adempimenti da porre in essere? Adempimenti che rilevano esclusivamente nel momento in cui uno fa la cessione del credito, lo sconto sul corrispettivo, perché nel momento in cui uno fruisce direttamente della detrazione, tutto questo non avviene. Allora, innanzitutto occorre recuperare le asseverazioni che sono state rilasciate ai fini eco o sisma bonus dai vari professionisti. Queste sono sempre necessarie perché servono per legittimare la detrazione maggiorata del 110%. Invece quello che occorre fare in caso di cessione è il rilascio del visto di conformità su tutta la documentazione, quindi che ci siano le asseverazioni, che ci sia tutta l'altra documentazione a supporto, ed è quell'elenco che avete visto prima, lo rivediamo molto brevemente dopo. Infine occorre inviare l'opzione per la cessione del credito e verificare che questo credito venga accettato da parte del cessionario. Solo in quel momento, dal punto di vista fiscale, perché parliamo di, come dicevo, moneta fiscale, si ha la transazione e quindi avviene il passaggio del credito. Capite anche voi che nel momento in cui uno deve contrattualizzare tutti questi passaggi occorre fare un po' di attenzione perché non abbiamo le solite garanzie previste dal codice civile. Bisogna definire bene questi momenti, quindi quando avviene il pagamento, quando si cede, viene comunicata l'opzione, però se l'opzione mi ritorna indietro perché c'è un errore di fondo, allora il pagamento non è avvenuto. Quindi bisogna andare a puntualizzare bene questi momenti. Per il rilascio del visto di conformità bisogna fare una verifica di tutta la documentazione, quindi i dati dei soggetti beneficiari, i verbali dell'assemblea in caso di immobili in condominio, tutte le dichiarazioni sostitutive dei beneficiari in merito ai requisiti, il fatto di poter fruire della detrazione, il fatto di magari avere non più di due unità immobiliari sui quali si chiede la detrazione maggiorata, le abilitazioni amministrative, i documenti di spesa e relativi pagamenti, le asseverazioni e attestazioni rilasciate dai tecnici. Una volta che uno acquisisce tutta questa documentazione, effettua la comunicazione che è questa opzione di cessione. Qua vedete il modello ministeriale che però è un modello virtuale perché l'opzione può essere inviata esclusivamente in forma telematica, non può essere presentata in maniera cartacea all'Agenzia delle Entrate. E quali sono i tempi, come vi dicevo, da monitorare per capire nel momento nel quale si ha il trasferimento del credito e quindi diciamo il pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore oppure la cessione del credito alla banca che a questo punto revoca il finanziamento. Allora, innanzitutto l'opzione deve essere riferita alla singola annualità, vi ricordate prima il problema degli interventi a cavallo di due anni, e può essere comunicata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Quest'anno, a seguito di tutte le problematiche che si sono riscontrate nell'invio e anche nel mettere a punto tutta la procedura, c'è stata una dilazione fino al 15 di aprile. Una volta che questa opzione è stata inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, il credito sarà visibile nel cassetto fiscale del cessionario, poi vediamo dove andare,
a partire dal giorno 10 del mese successivo alla cessione. Fino a quella data c'è una specie di limbo dove può esserci il rischio che la cessione non sia correttamente eseguita e quindi mi ritorni indietro. Ma io posso anche aver sbagliato, per esempio, il codice fiscale del cessionario. Voi dite impossibile, ma può capitare. In questo caso io vado a cedere il credito a un soggetto che non è colui che contrattualmente doveva riceverlo. E quindi c'è un problema. Bisogna a questo punto che il cessionario in debito lo respinga e bisogna ripartire da zero. Solo nel momento in cui si fa l'accettazione di questo credito, che sarà visibile dal giorno 10 del mese successivo sulla cassetto fiscale del cessionario, e può essere fatta contestualmente alla visibilità di questo credito. Quindi io effettuo la cessione, per esempio, oggi, il 25 di maggio, io fino al 10 di giugno non vedrò questo credito nel cassetto fiscale del cessionario, meglio non lo vedrà il cessionario, e a partire dal giorno 10 questo soggetto potrà accettare questo credito. Questa è la piattaforma cessione crediti, che è una parte del cassetto fiscale del cessionario, una delle tante funzionalità che sono state implementate dall'Agenzia delle Entrate, e questa è una videata, adesso non riferita a quel tipo di crediti, ma riferita ad altri crediti, dove si vede i crediti che sono stati trasferiti, quelli ceduti, quelli fruiti, quelli compensati. Quindi si ha il cruscotto di tutta la situazione creditoria. E quali sono le regole di utilizzo di questo credito? E poi chiudo. Allora, il credito innanzitutto è utilizzabile a partire dal giorno, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. Così come lo utilizzerebbe il fruitore della detrazione, ed è utilizzabile in base alle rate originarie della detrazione, quindi nel caso del superbonus 4 anni o 5 anni. La rata deve essere interamente utilizzata nell'anno di competenza e questo credito è ulteriormente cedibile a terzi. Queste sono le regole base a completamento di questo intervento sul fruizione di questi crediti. Io vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola e il video alle relazioni successive. Bene, grazie molte, grazie Stefano. A questo punto noi, parlando di piattaforma, passiamo la parola a Pietro Soleti, direttore generale di Conto, che ci parla della appunto piattaforma Sibonus. Sì, buonasera a tutti. Mi sentite bene, immagino? Sì, penso di sì. Condivido anch'io uno schermo. Ecco, diciamo che una piccola presentazione. Io sono direttore generale di una società che si chiama iConto, che fa parte del gruppo Infocamere. Infocamere è la società di servizi delle Camere di Commercio per l'innovazione delle Camere di Commercio. Anche noi ci siamo affacciati su questo mondo dei crediti d'imposta per cercare di dare una mano soprattutto alle piccole e medie imprese, ovviamente a quelle che fanno lo scorrimento in fattura, per la cessione di questi crediti. E abbiamo pensato alla realizzazione nel corso del 2020 di una piattaforma che si chiama Sibonus, che poi è stata rilasciata a novembre del 2020. Ora, la piattaforma è quindi attiva da novembre 2020, ma è attiva allo scambio dei crediti, diciamo, da febbraio di quest'anno. Abbiamo pensato anche noi di fare ovviamente un servizio di questo tipo. Ovviamente siamo consci che ci sono tantissimi operatori di mercato di grandi dimensioni che stanno acquisendo crediti d'imposta e che ovviamente forniscono anche credito, ma la nostra intenzione appunto è quella di dare la possibilità a tutti, e per tutti intendo sia privati che imprese, di vendere questi crediti e di venderli ovviamente al miglior diciamo rendimento possibile. Anche crediti di piccole entità che magari ovviamente il mercato bancario o quello dei grandi operatori fa difficoltà ad acquisire, perché sono crediti da 300-400 euro, non riusciamo a vendere anche quelli in maniera abbastanza agevole. Tanto per dare un esempio, noi in questo momento non abbiamo un ticket, diciamo, stabilito basso o alto. Accettiamo crediti di tutti i tipi. Abbiamo venduto crediti da 300 a 600 mila euro, tanto per fare... diciamo per dare una idea della trattativa.
Allora, la piattaforma si occupa dei crediti, della gestione dei crediti di tutti i crediti che sono stati definiti dell'edilizia privata che sono stati resi cedibili lo scorso anno col decreto rilancio. Quindi il super bonus, di cui si è trattato ampiamente nelle relazioni precedenti, l'eco bonus, il sismo bonus, il bonus facciate e il bonus ristrutturazione. Ovviamente tutti questi bonus, come voi tutti bene sapete, hanno sia percentuale diversa di detrazione, sia durata. Il sismo bonus, il super bonus e il sismo bonus hanno durata di 5 anni, mentre gli altri hanno durata di 10. Come funziona? Praticamente la piattaforma è un marketplace che mette in contatto cedenti e cessionari, quindi coloro i quali vogliono cedere, che hanno i beneficiari dei lavori, quindi coloro i quali hanno effettuato i lavori o le imprese a cui è stato, che hanno fatto uno sconto in fattura, quindi in questo caso si trova il credito fiscale già nel proprio caschetto, e ovviamente i cessionari che vogliono a questo punto utilizzare questo credito per la detrazione o per rivenderlo a loro volta, quindi gli acquirenti di questo credito. Non entro nei tecnicismi di come funziona la cessione, perché è stato detto ampiamente negli interventi precedenti, e del fatto che si tratta evidentemente di cessione pro soluto. Quindi noi arriviamo quando il credito è già maturato, o che è presente nel cassetto fiscale o no, ma che comunque è già stato maturato. Quindi non interveniamo nella fase di lending, quindi nella fase iniziale di prestatori diciamo del denaro. Quindi arriviamo solo nel momento in cui il credito a quel punto può essere ceduto e quindi un cessionario è disponibile all'acquisto. La piattaforma si chiama Sibonus, sì, per noi sa per sicurezza. E come avviene questa, diciamo, come funziona la piattaforma? La piattaforma è totalmente digitale, non gira carta tra cedenti e cessionari, tutti quanti non hanno la possibilità ovviamente di utilizzare meccanismi all'interno della piattaforma, ma sempre totalmente digitali. Il riconoscimento dei soggetti avviene per SPID, con SPID o CNS, tra un po' anche con la carta di identità elettronica. Cosa mette a disposizione la piattaforma? Un contratto standard, quindi con regole standard per cedente e cessionario, quindi che devono firmare entrambi con firma digitale, quindi anche in questo caso non c'è nessuna firma di tipo, diciamo, da apporre su carta, e l'acquisto avviene in sicurezza, perché nell'intervento precedente si sono viste le casistiche in cui magari la cessione sul cassetto fiscale sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate non va a buon fine. Nel nostro caso l'acquisto è garantito dal fatto che i soldi vengono depositati dal cessionario su un conto intestato a lui presso il nostro istituto di pagamento, che è una specie di banca, però trasferimento del denaro al cedente avviene solo quando il cessionario vede sul proprio cassetto fiscale il credito fiscale. Quindi a quel punto sblocca la somma e i soldi vengono dirottati, vengono bonificati sul conto del cedente. Quindi tutto viene gestito in totale sicurezza, sia per cedente che per cessionario, il quale, se non vede nel cassetto fiscale ovviamente il credito, non sblocca mai la cifra e ovviamente il cedente non prende i soldi. Quindi questo è il modello con cui funziona Sibonus. Quindi avviene tutto sulla piattaforma. Ovviamente il trasferimento del credito avviene sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, e quando il cassetto fiscale ovviamente è stato riempito col credito, il cassetto fiscale del cessionario, tutto viene sbloccato da un punto di vista anche finanziario e il cedente riceve la somma. Per dare un'idea, in questo momento noi chiudiamo in genere una trattativa nell'arco di 7-10 giorni. Poi evidentemente i tempi di trasferimento del credito sono quelli descritti nell'intervento precedente al mio, e quindi bisogna aspettare il 10 del mese successivo, a meno che non si tratti già di una seconda cessione, e ovviamente il credito in quel caso viene trasferito invece in pochi giorni. Quindi nel caso in cui sia stata fatta magari già una prima cessione, magari uno sconto in fattura, a quel punto la procedura è molto più agevole. Ma comunque noi chiudiamo, diciamo, in genere il
ovviamente con i tempi dell'Agenzia delle Entrate, ma nelle seconde cessioni in 7 giorni il cedente ha i soldi sul proprio conto corrente. Questa è la home page pubblica che adesso è stata leggermente modificata e una volta entrato dentro il servizio con Spidio CMS, questo è il profilo di ricerca che consente di trovare i crediti. In questo momento sono registrati più di 5.300 soggetti per soggetti di concessionari o cedenti sulla piattaforma Sibonus e sono presenti all'incirca 10 milioni di euro di crediti in trattativa, mentre le trattative concluse sono quasi di 5 milioni di euro. Quindi la piattaforma, pur essendo viva da un paio di mesi, 2 mesi e mezzo, incomincia in questi giorni anche ad avere una certa movimentazione, quindi anche in termini di soldi che girano sulla piattaforma. Quindi questo è il profilo degli annunci, quindi uno può richiedere a questo punto di entrato quali siano gli annunci di propria competenza e c'è la possibilità di delegare. Noi abbiamo una convenzione in questo, diciamo, con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e stiamo lavorando con loro sul meccanismo di delega del professionista per evidentemente accompagnare l'impresa fino alla cessione del credito, oltre che a tutti gli adempimenti che sono precedenti, quindi visti di conformità e asseverazioni. Quindi stiamo lavorando con loro anche per una certificazione del credito. Quindi dagli inizi di giugno, presumo, ci sarà anche una bollinatura dei crediti fatta dai commercialisti per evidentemente quei crediti che necessitano del visto di conformità, in questo caso del 110%. Dico anche che stiamo valutando con loro la possibilità anche di fare una procedura di conformità anche per gli altri crediti per dare maggiore sicurezza ai cessionari sulla nostra piattaforma. Quindi c'è la possibilità di fare una selezione dei crediti e a questo punto vengono visualizzati tutti i crediti selezionati, quindi si può andare per valore del credito, prezzo massimo, tutto, ovviamente territorio. Una volta selezionato il credito, questa è la maschera che dice qual è la tipologia di credito. Quindi il prezzo, le rate, il periodo e ci dà un tasso annuo. Il tasso annuo è un tasso calcolato sulla base dello sconto richiesto dal cedente e ovviamente sul numero di anni della durata del credito. Quindi si dà un riferimento di tipo finanziario, anche se questo non è un prodotto di tipo finanziario ovviamente, ma comunque si fa vedere qual è il credito. Rispetto ad altre piattaforme, nella nostra piattaforma è il cedente che stabilisce il credito, il tasso di sconto. Quindi nel caso in cui ovviamente lui pubblica un annuncio, non c'è la possibilità di venderlo, può modificarlo o cancellarlo o metterne un altro come desidera. Quindi è il cedente che stabilisce sempre il prezzo, non è il prezzo stabilito dal cessionario. Il cessionario è l'unico che ovviamente, il cedente vende al netto, il cessionario è colui il quale, diciamo, paga le fee alle piattaforme che in questo caso sono stabilite nell'1,5%. In questo anno, tasso annuo di riferimento, il cessionario che vede il rendimento del credito è al netto della fee della piattaforma Sibonus. Quindi si vede al netto di quello che ovviamente può andare a ricavare da questo credito. Quando vede ovviamente un credito di interesse diventa acquistabile e quindi a questo punto può inviare una richiesta di acquisto oppure chiedere ulteriori informazioni. Vedo il dottor Bergesio, quindi devo accelerare. A questo punto ovviamente questo è quello che si vede al cessionario, c'è tutta la fase della firma del contratto, dell'importo da pagare, quindi da versare sul conto e della ricezione del credito. E ovviamente quando viene firmato il contratto i soldi sono stati bonificati e il credito è acquistato. Questo è il lato cedente, invece può inserire un annuncio, quindi questi sono tutti i parametri della maschera degli annunci e ovviamente questo invece è l'iter della piattaforma per quanto riguarda invece il cedente e quindi che si conclude con il bonifico da parte di conto alla società, al conto del cedente in cui è stato richiesto di ricevere la somma. Ecco. Non so se ci sono, io credo di essere stato nei tempi, non so. Spero, anzi. Non c'è, no, il microfono è spento, dottor. Sì,
Pietro, grazie molto, ci hai fatto entrare nella, diciamo, nel vivo di quello che è la cessione del, del credito, quindi lo strumento che ci permette. A questo punto allora dedichiamo, last but not least ovviamente, gli ultimi 20 minuti al tema invece di chi questo credito ce lo compra o fa anche altre attività per finanziare, diciamo, le attività di rigenerazione urbana. A questo proposito io lascerei la parola, abbiamo 4 banche al tavolo, Intesa San Paolo, Banca Sella, Unicredit e anche i Confidi, quindi anche Confidare. E partirei da Intesa San Paolo perché così vedo nell'ordine, a particolare da Paolo Melone, che non vedo però. Eccolo qui. Eccomi. Ciao, allora, dunque, Intesa San Paolo, io magari toccherei alcuni punti che puoi riassumere sulla base dell'esperienza appunto della vostra banca, cioè quali sono le caratteristiche di domanda, no, che stiamo incontrando dal profilo dei clienti e degli interventi, quali sono le caratteristiche che i clienti apprezzano e quelli che magari non apprezzano e quali sono i punti di miglioramento, ovviamente sia da parte di governativo, e l'abbiamo già visto prima con gli architetti, ma anche dal punto di vista bancario, per facilitare, diciamo, questa circolazione dei crediti fiscali. Sì, hai 10 minuti, buongiorno, scusa. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, per la risponde mi collega anche a quello che è stato detto, è molto interessante, che ho seguito fin dall'inizio. Allora, sicuramente la seconda diritto è un mercato molto ampio perché a questo punto è un mercato che è diventato accessibile a tutti, anche a coloro che magari non potevano permettersi di fare gli interventi di riqualificazione. Allora, cosa stiamo vedendo noi? Allora, sicuramente c'è un grande interesse sul Superbonus, ma è un interesse che sta nascendo adesso, perché le complessità normative che sono state citate all'inizio evidentemente hanno comportato un rallentamento delle attività anche progettuali, per non parlare ovviamente della complessità in un condominio di mettere d'accordo i condomini. Per cui noi stiamo vedendo una pipeline di interventi sul Superbonus molto interessante, molto importante, ma molti di essi sono nella fase di avvio dei lavori. Viceversa, stiamo vedendo fin dall'inizio, quindi fin dalle prime settimane, un interessamento molto rilevante da parte di coloro che installano degli infissi, delle caldaie, dei pannelli, in questo caso quindi stiamo parlando del mondo dell'ecobonus, piuttosto che il bonus facciate. Ecco, questi sono i due mondi, oltre al superbonus, che stiamo rilevando in maniera molto, molto rilevante. Non è un caso, voglio dire, tutti noi abbiamo visto le pubblicità di chi magari installa infissi o caldaie che dice sconto del 50%, perché ovviamente gioca sulla cessione del credito. Che cosa abbiamo messo in campo? Allora, sicuramente un'offerta che vale per tutti i bonus fiscali, quindi super bonus, eco bonus, bonus facciate, sisma bonus, vale sia per i crediti già sorti, cioè i lavori già effettuati, che quelli che devono nascere, la possibilità di chiedere un finanziamento ponte, del tutto ovviamente facoltativo, ma soprattutto due peculiarità. La prima è un impegno da parte nostra ad acquistare il credito, e questo penso che per un cliente sia molto importante, cioè avere la certezza che quando inizia un lavoro non ha poi sorprese successivamente, c'è qualcuno che si trova a dire no, scusa, che cambiate idea, non ti acquisto più il credito, perché sarebbe veramente una condizione poco piacevole, e coerentemente un prezzo d'acquisto stabilito a monte. Quindi quando prendo un impegno col cliente, non solo mi prendo un impegno per acquistare quel credito, ma fisso fin dall'inizio il prezzo d'acquisto, che nel nostro caso, nelle nostre peculiarità, il prezzo d'acquisto è fisso in questo momento fino alla fine del 2021, ma stiamo ovviamente già ragionando su quelli che potranno essere i prezzi d'acquisto nel 2022. Questo consente soprattutto alle aziende di pianificare con tranquillità i lavori, quindi avere la certezza che se io inizio il lavoro adesso e magari lo finisco fra 5, 6, 7, 8 mesi, comunque ho il prezzo d'acquisto garantito e ho l'acquisto della cessione a sua volta garantito. L'ultima domanda che ha fatto, molto, molto importante, è che cosa ci aspettiamo. Allora, ci piacerebbe una maggiore, ma penso questo da parte un po' di tutti gli utenti, chiarezza su quali sono i documenti essenziali che devono essere forniti dai clienti, siano essi clienti privati, che condomini, che
che aziende, anzi su questo con una piccola parentesi, visto ritorno alla domanda iniziale, che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo un mercato che per la metà è fatto da condomini e soprattutto da privati che cedono direttamente il credito, perché di fatto si può dire che nel caso di piccoli crediti o comunque di piccoli interventi, tendenzialmente non esiste la figura del general contractor, o se esiste è un'azienda, un'impresa edile che non effettua lo sconto di fattura, mentre lo sconto di fattura lo vediamo più ovviamente sui condomini. Quindi in questo momento noi vediamo metà e metà. Tornando a quello che dicevo prima, ci piacerebbe che da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Governo, no, ci fosse una maggiore chiarezza su quali devono essere i documenti da fornire, quali devono essere i controlli da fare. Perché? Perché questo ovviamente agevolerebbe noi, ma soprattutto agevolerebbe il cliente, che spesso ha difficoltà a districarsi in tutti i documenti, in qualche caso soprattutto all'inizio ha una difficoltà nel capire che cedere il credito non vuol dire prendo il mio credito, lo passo dal mio cassetto fiscale a quello della banca, ma vuol dire anche sottoscrivo un contratto di cessione, vuol dire anche fornire dei documenti che consentono a chi l'acquista, quindi in questo caso la banca, di fare i controlli. Questo è un elemento sicuramente molto importante, alcuni chiarimenti potrebbero semplificare la vita un po' a tutti gli attori. Certamente stiamo vedendo, e questo è un altro aspetto ovviamente molto positivo, lo dimostra il webinar con tutti i numerosi partecipanti, un costante e continuo interesse su questo argomento, perché di fatto le ultime novità hanno ovviamente consentito a maggior numero di clienti di approcciare sia il super bonus che il sisma bonus che l'eco bonus. Ecco, forse l'ultimo pezzettino e chiudo: il sisma bonus è quello un pochettino più indietro, proprio per i temi normativi e amministrativi. Grazie molto. E Paolo, a questo punto io passerei a Guido Gagliardi di Banca Sella vedere un po'. Buonasera, vedere un attimo un po' come si è strutturata la banca, se ha dovuto fare dei cambiamenti per rispondere alla clientela, come si sta muovendo il mercato in questo proposito, vediamo un altro punto, e anche qui se avete delle problematiche che non sono state evidenziate fino ad oggi, oppure dei punti di forza che vi permettono di soddisfare la clientela in modo particolarmente, diciamo, apprezzato. Grazie, buonasera. Un ringraziamento a tutti chiaramente per l'invito a partecipare a questo interessante webinar. Facciamo un minimo di retrospettiva sui contenuti del decreto rilancio, in quanto tutto nasce da lì, e sicuramente è palese che il legislatore abbia fatto ricorso in maniera importante all'utilizzo, alla formulazione dell'aiuto sotto la forma del credito d'imposta. Questo ha creato sostanzialmente degli alert subito all'interno delle banche per tre ragioni. La prima è l'assoluta novità, per cui le banche che da sempre nel loro core trattavano i crediti commerciali, finanziari, si sono dovuti attrezzare per trattare quella che era il credito d'imposta, che fino a quel momento era un credito, diciamo, ad uso interno, ad uso degli uffici fiscali e tributari. Quindi sicuramente la novità di dover mettere a catalogo un prodotto di acquisto di credito d'imposta era un punto da portare avanti e da analizzare. La seconda è la complessità, credo che sia oggi la parola che è stata più utilizzata, per cui non entrerei nel merito, ma sotto il profilo sia fiscale che tecnico e anche bancario aggiungo, sicuramente il tema è molto complesso. Il terzo era quello dei tempi di attuazione. Non dimentichiamoci che appunto queste erano le misure contenute nel decreto liquidità, e quindi anche i tempi attuativi di un'offerta nuova e complessa dovevano rispettare quelle che erano le esigenze del momento. A questo, come banca, abbiamo quindi deciso di utilizzare uno strumento che fosse il più smart possibile sul fronte esperienza cliente, e quindi abbiamo reso, anche in linea un po' con la tradizione che di Banca Sella, il prodotto totalmente digitale. Quindi il cliente fa la richiesta di cessione del bonus fiscale, contrattualizza e firma digitalmente il contratto e lo invia in automatico alla banca. Questo già in una complessità appunto allargata ci sembrava un bel modo di proporre al cliente appunto una gestione
autonoma di quello che era la parte almeno contrattuale con la banca. Sempre per ottemperare a quella che appunto sono i temi di complessità, abbiamo deciso di inserire nella nostra attività due partner che ci supportano sotto il profilo consulenziale a noi e chiaramente alla nostra clientela, e quindi abbiamo scelto appunto un partner fiscale che è una società di revisione contabile, un network mondiale che è Ernst & Young, e dall'altra parte invece un partner tecnico che è ECRIF, proprio per tutte quelle fasi che abbiamo condiviso anche con gli architetti, con gli ingegneri, con i commercialisti, che rappresentano la delicatezza di tutto il processo, cioè la maturazione del credito. Come si sta muovendo il mercato? Quello che stiamo notando è che la misura del 110, ma è stata confermata un po' da tutti, è in ritardo rispetto alle aspettative. Era la misura che aveva più appeal sotto il profilo appunto del credito maturato superiore alla spesa sostenuta, la durata della detrazione dimezzata rispetto alla tradizione, quindi ci aspettavamo effettivamente fin da subito che l'ecobonus rappresentasse il superbonus, rappresentasse l'ariete e soprattutto il grosso dei volumi. In realtà non è così, secondo me c'è un po' condiviso anche da tutti un po' di nebbia, quindi il ritardo è dovuto un po' a una fase di offuscamento derivante appunto dalle incertezze, dalle zone grigie che ci sono ancora sotto molti punti di vista. Dall'altra parte invece quello che come banca stiamo assistendo è il fatto che ci si sta muovendo comunque sul mercato con invece i bonus tradizionali, quindi anche noi come i colleghi d'Intesa compriamo e acquistiamo i crediti fiscali derivanti da tutti quelli previsti dall'articolo 119-121 del DL, quindi ecobonus, sisma bonus, ma anche il ristrutturazione, il bonus facciate e chiaramente il super bonus. Ecco, a oggi l'80% dei crediti che noi stiamo acquistando sul mercato arrivano da gli strumenti, diciamo, tradizionali che fanno nascere in maniera nativa quelli che sono il 50%, il 90%, il 65%, il sisma bonus che va dal 70% all'85% in base alle caratteristiche del cliente e dell'investimento. Punti critici, ce ne sono ancora diversi, sicuramente abbiamo parlato dei tempi lunghi di attesa, questo appunto derivante proprio dalla formula di cessione che prevede la comunicazione, quindi la vista sul cassetto fiscale il 10 del mese successivo, i tempi chiaramente di navigazione, quindi la mancanza di controllo sulla filiera, perché comunque io vedo ad esempio nella nostra esperienza il cliente lavora sull'internet banking, sul fronte banca, deve lavorare poi col nostro partner sulla piattaforma per lo scambio documentale, per arrivare alla certificazione, la validazione del credito, e poi ci si deve ancora muovere sul cassetto fiscale. Quindi sicuramente un po' di confusione, di sentirsi spaesate da parte del cliente e soprattutto sotto il profilo bancario di perdere il controllo dell'intera filiera. Un altro problema secondo me che va anche risolto è nel caso dei finanziamenti bridge, cioè quei finanziamenti ponte che le banche hanno concesso anche a fronte di investimenti del 2020, il fatto che Agenzia delle Entrate non abbia reso disponibile fin da subito la cedibilità delle residue rate, quindi 9/10 o 4/5 in relazione agli investimenti già effettuati nel 2020, secondo me questo è un problema che spero che sicuramente Agenzia delle Entrate dovrà risolvere a pieno, perché nonostante le diverse proroghe che hanno spostato due volte il termine fino a poi al 15 di aprile, le richieste di cessione di crediti maturati ancora nel 2020 sono decisamente importanti. Poi c'è tutto il meccanismo di ritardo dovuto appunto al discorso dei condomini, dove le scelte appunto assembleari, deliberative, la documentazione sicuramente va a incrinare sostanzialmente ulteriormente il journey, il viaggio che il cliente fa. Quelli che stiamo notando sul mercato invece come punti di forza sono sicuramente la possibilità di cedere a stato avanzamento lavori, e questo sicuramente sta facendo da volano per il sostegno finanziario, quindi ha ridotto sostanzialmente la parte di necessità di accesso al credito, l'ha ridotta in parte, ma la cessione a SAL sta funzionando. Infatti noi stiamo vedendo che sia sul fronte sconto in fattura o cessione diretta, il SAL è uno strumento che viene utilizzato in maniera importante.
L'altro strumento che secondo me è una chiave positiva è quello dello sconto in fattura. Noi più del 40% dei crediti che stiamo comprando li stiamo comprando con questa formula, quindi è apprezzato il fatto che viene limitata in questo momento di crisi dove comunque c'è carenza di liquidità anche sul lato privati o comunque incertezza, la possibilità di avere lo sconto in fattura relativo all'aliquota del credito, a prescindere da quale esso sia. Arriviamo poi all'annullamento della fattura col 110, quindi sicuramente importante, però una formula che secondo me sta funzionando. L'altra scelta che sta funzionando per Banca Sella è il fatto che noi non riserviamo sostanzialmente l'acquisto senza obbligo di apertura del conto corrente, quindi stiamo rivolgendo il prodotto anche ai non correntisti. Devo dire che oggi siamo intorno al 7-8% dei crediti che abbiamo comprato da clienti di altre banche, altri istituti di credito a cui noi facciamo sostanzialmente solo l'acquisto dei crediti d'imposta. Bene, grazie Guido. A questo punto è molto interessante il tema, diciamo, delle cessioni sui SAL ed importante in particolare per finanziare il lavoro nel durante, no? Allora passare la parola a Sandro Petretto di Unicredit per capire appunto quanto è importante concedere dei finanziamenti ponti alle imprese in modo, diciamo, da consentire l'avvio dei lavori anche alle imprese magari caratterizzate da una capacità finanziaria non stratosferica o comunque inferiore a quelle che sono le attività che devono andare a svolgere, e anche nel vostro caso se voi avete attivato, diciamo, una rete di partner, convenzioni con assicurazioni piuttosto che professionisti eccetera, insomma come si configura un po' la vostra offerta commerciale anche. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora sono l'ultimo a parlare tra i rappresentanti bancari, devo dire che la nostra offerta non si differenzia tantissimo da quella dei miei colleghi. La legge, il decreto legge precisa appunto quelle che sono le possibilità operative, quello che ci siamo posti noi come obiettivo è quello di essere presenti in tutta la filiera creditizia, quindi dare la possibilità al privato, al condominio o all'azienda che pratica lo sconto fiscale di poter comunque avere i mezzi finanziari per poter cominciare a sostenere il lavoro. Dicevamo prima noi appunto ci occupiamo, siamo una banca, ci occupiamo principalmente dell'assistenza finanziaria, il nostro lavoro è quello di prestare soldi, per cui per poter svolgere appieno questo servizio abbiamo dovuto ricorrere a dei professionisti che potessero verificare la documentazione che viene presentata. Mi piace molto l'idea del super bonus perché accomuna i professionisti, le banche e altri attori tutti verso lo stesso intento. Nostro partner abbiamo scelto PricewaterhouseCoopers che si occuperà appunto della verifica della documentale assieme a Eagle & Wise che ci controlla contribuiscono anch'essi nel darci l'ok sulla documentazione proposta. Dicevo prima che noi interveniamo qualora la clientela ne avesse necessità anche prefinanziando l'operazione nei limiti di quello che è il credito che verrà ceduto. Chiaramente quando un cliente si presenta ai nostri sportelli noi facciamo delle verifiche sul cliente stesso, indichiamo poi quelli che sono il set documentale da predisporre, il cliente poi si rivolgerà ai propri professionisti o se non li ha suggeriamo noi dei professionisti ma verranno contattati direttamente da loro per poter svolgere tutto. Sulla base di questo poi diamo un accesso su una piattaforma banca PVC nel quale appunto il cliente carica la documentazione. Una volta nell'eventualità che appunto il nostro cliente ci chieda poi un'anticipazione, PVC ci darà un report di prefattibilità, farà le prime verifiche e ci darà quindi tranquillità su quella che è l'operazione, la congruità di quelli che sono i numeri e quindi abbiamo, non dico la certezza, ma molto prossima alla certezza,
certezza che quell'operazione, se portata a termine, originerà un credito fiscale. Ecco, nel caso di un privato riusciamo ad anticipare, e dei condomini possiamo anche anticipare il 100% del credito ceduto. Nel caso delle aziende possiamo pre-finanziare il contratto fino al 60%. Dopodiché, con il procedimento SAL, queste operazioni poi giungono a compimento e si chiudono. Nell'eventualità che i nostri clienti poi abbiano necessità di finanziare il 100% dell'opera, quindi anche ciò che non rientra, ad esempio, nella cessione di credito, utilizziamo dei prodotti tradizionali. Molto interessante è l'opzione per lo sconto in fattura, che ha un appeal commerciale notevole verso il committente. Di fatto, con lo sconto in fattura il committente si libera di tutte quelle che sono le criticità, le problematiche amministrative e burocratiche, cedendolo all'azienda. L'azienda, quindi le aziende, le imprese stanno cercando di sfruttarlo appieno, questo tipo di sistema. Però bisogna essere molto, molto attenti anche nel poter, come dire, pianificare bene le proprie risorse finanziarie, perché va da sé che la capacità di credito di un'azienda non è infinita. Quindi è fondamentale la pianificazione, magari attraverso la propria banca, per verificare quanto e che tipologia di credito si può accedere. Recentemente noi abbiamo allargato la nostra offerta ampliandola con dei plafond, non di tipo rotativo, ma l'impresa mi segnala, mi indica già subito quali sono i cantieri che vorrebbe finanziare, e quindi io farò una delibera sulla base di questi cantieri. Come siamo messi attualmente? Attualmente diciamo che la situazione è questa. Nel 2020 c'è stata parecchia confusione. Io ricordo che noi, ad esempio, siamo usciti con la nostra offerta il 14 agosto, proprio alla vigilia di Ferragosto, per cui diventava anche difficile trovare un pubblico attento. Non c'era chiarezza, la parola chiarezza l'ho sentita diverse volte, per cui diciamo che si sono mossi soprattutto i privati. Le aziende hanno cominciato a muoversi da gennaio, ossia con la pubblicazione della legge di bilancio, perché alcuni paletti sono stati messi. Per cui in questo momento stiamo viaggiando molto bene, siamo riusciti anche a gestire senza grossi ritardi quella criticità a cui faceva riferimento prima il collega della Banca Sella circa i crediti del 2020. Noi abbiamo messo una task force tra banca e PVC per poter smaltire tutto l'arretrato di tutti coloro che hanno fatto le loro segnalazioni in prossimità del 15 aprile, per cui devo dire che siamo messi bene. Quello che è importante per quanto riguarda la gestione di tutto questo processo è il tempo. Allora bisogna essere tempestivi su tutto. Per questo motivo, come banca, abbiamo fatto delle convenzioni con le principali associazioni di categoria, cito CNA, API, ANCI, per dare un'accelerata a quelli che sono i tempi di risposta della banca. Questo a grandi linee quella che è la nostra offerta. Molto bene, grazie Sandro. A questo punto io vorrei, siamo all'ultimo intervento, prima diciamo di chiudere, però volevo dire alcune cose. Beh, alcune domande che sono pervenute dal pubblico avranno risposta direttamente via mail. Come abbiamo anticipato, tutti diciamo gli interventi e le slide disponibili saranno messe sul sito, però adesso vorrei dedicare appunto gli ultimi 10 minuti al tema dei confidi, in particolare a Confidare, che è sempre sotto l'attenzione, no? L'andamento del mondo dei confidi del Comitato Torino Finanza, e quindi lascerei appunto a Fabio Boscolo la parola. Sì. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Allora, l'offerta del Confidi non si discosta molto da quelle che abbiamo appena sentito. Diciamo che la collaborazione con CDP ci permette di usufruire appunto della capienza fiscale di CDP, e quindi noi facciamo di fatto da intermediari. Utilizziamo il portale che ci ha messo a disposizione Cassa Depositi e Prestiti
E diciamo che la parte che ci differenzia dalle offerte che ho appena sentito è che siamo noi Confidi a caricare tutto e a preoccuparci di tutta l'integrazione documentale per quello che riguarda appunto la piattaforma. Ecco, questo è sicuramente un elemento distintivo della quale stiamo riscuotendo parecchio successo e ovviamente tutti i crediti di tutto quello già detto appunto devono essere crediti maturati con sconti in fattura. Non abbiamo limiti per quello che riguarda gli importi, quindi possiamo tranquillamente lavorare con importi piccoli e riusciamo appunto a lavorare le pratiche di cessione di bonus abbastanza velocemente. Questo perché? Perché intanto CDP ha preso la strada di utilizzare più advisor per quello che riguarda il rilascio delle reliance letter dei crediti. Questo ci permette appunto di andare a non oberare un singolo operatore e andare a gestire ogni singolo operatore, diciamo, post caricamento sul portale in base al tipo di expertise che ha. Ad esempio ci sono degli operatori, degli advisor che sono particolarmente esperti nel circolo delle caldaie o comunque di quella parte di efficientamento energetico e quindi su quel lato lì siamo molto rapidi, le checklist sono più snelle e quindi si va veloce. Queste sono un po' le caratteristiche principali. Detto questo, come hanno detto i colleghi, è importante dire che i finanziamenti, che il Confidi rilascia finanziamenti diretti per andare appunto ad aiutare la parte iniziale dei cantieri, perché altrimenti sarebbe un po' complicato per alcune imprese, soprattutto quelle del target del Confidi, quindi medio-piccole, andare a sostenere gli sconti in fattura. Al netto di tutto questo, ovviamente CDP permette il pagamento a SAL delle opere più grosse, quindi si conforma appunto un'offerta che è paritetica a quella degli istituti di credito. L'elemento appunto che contraddistingue è quello che l'operatore del Confidi fa da trade union tra la piattaforma, l'advisor, e questo ci stiamo proprio rendendo conto che è un elemento che non lascia abbandonato l'imprenditore a dover utilizzare una piattaforma piuttosto che il rapporto con il Confidi, con l'advisor. Queste sono un po' le cose più peculiari e che comunque si differenziano da quello che hanno detto i miei colleghi, perché poi il contesto è esattamente lo stesso, la difficoltà e le peculiarità dei bonus sono quelle che hanno detto i miei colleghi. Quindi di fatto oggi soprattutto i bonus 50-65, ma soprattutto il bonus facciata, sono quelli che ad oggi hanno preso più piede. Stiamo iniziando a ragionare sui 110, a cedere i primi 110 anche di grossi importi, e questo ci fa ben sperare sul proseguo. Ecco. Questo molto bene, molto bene. Allora, mi sembra che tutto il mondo bancario, dei Confidi, ovviamente tutti quanti, degli operatori finanziari in genere, sia strutturato e stia molto attivo e a fianco alle imprese che realizzano i lavori, per cui diciamo ci sono tutte le premesse perché diciamo, questa manovra che già un anno fa, ricordo, hanno fatto proprio un webinar che ha riscosso moltissimo successo, prospettava un momento di ripresa che in questo momento direi inizia a realizzarsi e diciamo, è anche uno scenario regolatorio legislativo meno complesso, o comunque si sta delineando meno complesso di quello che poi ci siamo accorti facendo le cose. Per cui io a questo punto direi di chiudere, siamo già alle 19:12, siamo ancora oltre 200, per cui ringrazio tutti i relatori collettivamente, il nostro presidente Vittorio Favetti, spero di non indicare nessuno, per cui grazie e al prossimo evento.